Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ore 19.30, buona domenica, ben ritrovati all'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che, come vi abbiamo abituato, quando il Pescara scende in campo di domenica sarà nella prima parte, nella prima ora, sarà tutta dedicata alla partita di questo pomeriggio sfortunata dei biancoazzurri che escono sconfitti di misura a San Siro contro il Milan e probabilmente, anzi certamente, avrebbero meritato quantomeno un risultato di parità per quello che si è visto in campo, con il Milan messo alle corde in più di una circostanza. Ci sono anche degli episodi da Moviola che poi analizzeremo con dovizia di particolari, e il Pescara purtroppo subisce l'ennesimo stop. E adesso la partita contro l'Empoli di domenica prossima, peraltro altro lunch match, allora di pranzo alle 12.30, diventerà una partita praticamente, se non decisiva, comunque quasi. Io vi ricordo i modi per interagire con noi con l'hashtag TV6 che vedete adesso in alto a destra dei vostri teleschermi, oppure con il numero di SMS che conoscete perfettamente, 392-623-7060. Poi nella seconda parte analizzeremo la giornata di Serie D che è stata condizionata, come tutta questa domenica, e allora arrivo al punto focale della giornata, condizionata purtroppo, ai noi, dall'ennesima travolgente, bruttissima scossa di terremoto nel centro Italia, che ha colpito in particolare la città di Norcia, ma i cui effetti si sono purtroppo riverberati anche nella nostra regione, colpendo ovviamente in maggior sostanza la provincia di Teramo, che è quella più a nord, quella più vicina alle zone colpite dal sisma. Le popolazioni abruzzesi si sono svegliate davvero di soprassalto, tanta paura. Per fortuna, almeno questa, l'unica fortuna della giornata, non ci sono state conseguenze, non ci sono state vittime. Parleremo dunque di una giornata di Serie D monca in alcuni pezzi, soprattutto nel girone F, dove sono saltate tre partite, una invece nel girone G. Ma adesso comincio a presentare gli ospiti, e mi fa particolarmente piacere perché a distanza di forse quattro anni li ho rimessi in coppia. Eravamo in tre, una specie di trio, siamo io e vabbè, mi avete visto, lo saluto, lo ritrovo, William Carosella. Ciao William. Buonasera a tutti, buonasera Jacopo. E poi l'unico William che ha cambiato mestiere rispetto a quattro anni. Ho detto Massimo per riportare. Esatto, proprio. L'unico che fa un lavoro differente rispetto a quello, rispetto a noi due che abbiamo sempre continuato a fare il nostro, è Massimo Epifani. Ciao Max. Buonasera. È una coppia di ospiti che abbiamo avuto per un anno intero, con cui abbiamo seguimmo nella stagione 2012-2013, l'annata sfortunata, ai noi del Pescara. Con grande pazienza di Massimo, che sicuramente sa molto più di calcio di me, e quindi di me. E chissà quante corbellerie ho detto, ma aveva la pazienza perché gli voglio bene. Effenberg lo chiamava Galeone, chiamo Effenberg. Assolutamente. Allora, vediamo subito i risultati della giornata di Serie A che si è conclusa, che si concluderà questa sera con il posticipo. Poi ci sarà un'appendice domani, soprattutto con due posticipi, quelli del lunedì, che interesseranno soprattutto la zona bassa di classifica. Atalanta-Genoa giocata questa mattina alle 12.30, 3-0 per la squadra di Gasperini che batte il suo allievo Juric. Bologna-Fiorentina giocata ieri 0-1, Crotone-Chievo, questo risultato molto pesante, ai noi, per il Pescara, vittoria della formazione calabrese 2-0 contro il Chievo-Verona, 0-0, un po' a sorpresa tra Empoli e Roma, altro risultato non particolarmente positivo per il Pescara. Ieri sera la Juve ha battuto il Napoli 2-1, Lazio-Sassuolo stesso risultato 2-1, e come detto Milan-Pescara 1-0, decide la punizione di Bonaventura in avvio di secondo tempo. Alle 20.45 c'è il posticipo di Marassi tra Sampdoria ed Inter, domani alle 19 alla Dacia Arena c'è Udinese-Torino,
e invece a Cagliari alle 21 c'è Cagliari-Palermo. Vediamo la classifica della Serie A con la Juventus che comanda 27 punti, Roma 23, Milan 22, Lazio 21, Napoli 20, Atalanta 19, Fiorentina 16, Torino, Genoa, Chievo 15, Inter 14, Udinese, Cagliari, Bologna e Sassuolo 13, 11 punti per la Sampdoria, 7 per Pescara ed Empoli, dunque l'Empoli aggancia il Pescara, Palermo 6 punti, Crotone 5 punti. Vediamo anche la Serie B velocissimamente, gli altri campionati, perché oggi si è giocato nel pomeriggio Verona-Trapani 2-0 per la formazione di Pecchia e invece nella partita del tardo pomeriggio vittoria netta del Perugia a Vicenza per 1-4. Il posticipo sarà quello di Ferrara tra Spal e l'Avellino. Andiamo subito alla Lega Pro leggendo solo i risultati della D, invece leggiamo risultati e classifica. Questi sono i risultati definitivi, aspettando il posticipo di domani tra Albino F e Sud Tirol. Parma che vince a Fano 1-0, pareggio tra Follia e Sant'Arcangelo 1-1. Super partita del Teramo che si riscatta alla grande 5-1 a Gubbio al Barbetti, rinviata ovviamente per i noti fatti del sisma, il centro Italia Maceratese Lumezzane, Mantova Reggiana 2-3, di misura il Padova sul Modena 1-0, senza reti Pordenone Ancona, San Benettese Feralpi 1-0, Venezia Bassano 1-1. Questa era la 11ª giornata. Scendiamo in Serie D adesso. Cominciamo dal girone F, quello più falcidiato, ma ovviamente interessando soprattutto le Marche, non poteva essere altrimenti. Non aggiornata, Alfonsine Agnonese 0-1, Castelfidardo Jesina 1-0, Chieti Vispesaro 0-3, Civitanovese Romagna Centro 1-1, rinviate Fermana Recanatese, Monticelli Matelica e San Nicolò San Maurese, l'unica partita che si giocava in Abruzzo di Serie D rinviata. San Marino Campobasso 1-0, Vastese Pineto 5-1. Vediamo la classifica dopo 9 giornate di campionato del girone F. Comanda l'Agnonese a 21 punti, Matelica e Vastese 17, Vispesaro 16, San Nicolò 15, Fermana 13, Civitanovese 12, San Maurese, San Marino, Castelfidardo e Campobasso 11, Jesina e Romagna Centro 10, Alfonsine 9, 8 punti per Monticelli e Pineto, 6 punti per l'area Canatese, 0 per il Chieti. Ovviamente ci sono tutte le partite da recuperare oggi, in più c'è Monticelli-Chieti, la partita della settimana scorsa che era stata interrotta per infortunio dell'arbitro, quindi classifica assolutamente parziale. Vediamo adesso il girone G di Serie D. Albalonga Sporting Trestina 3-1, Arzachena Foligno 1-1, l'Avezzano perde facendosi rimontare dal Monterosi 1-2, Città di Castello Ostiamare 0-0, l'Aquila vince di misura contro il Flaminia 1-0, Muravera San Teodoro 4-1, giocata ieri, Nuorese Latte Dolce Sassari 1-0, Torres Lanusei 1-0. In questo girone rinviata solo una partita, Vivi Alto Tevere Sansepolcro contro il Rieti. Vediamo la classifica, Maurizio, e poi andiamo in redazione a salutare ovviamente anche Andrea Costantini. Comanda l'Alba Longa 20 punti, l'Aquila e Ostiamare 18, Rieti, Monterosi e Nuorese 17, Arzachena 14, Flaminia 13, Avezzano e Muravera 11, Vivi Alto Tevere, Sansepolcro, Latte Dolce Sassari, Trestina, Città di Castello e San Teodoro 9, Lanusei e Torres 6, chiude il Foligno a quota 4 punti. Allora, saluto in redazione, come di consueto, il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e un abbraccio anche a Massimo e William in studio. E allora, cominciamo subito rivedendo un po' la classifica della Serie A per chiedere ai nostri ospiti, insomma, oggi abbiamo fatto una rapida analisi della gara Pescara che forse non meritava, anzi non forse, non meritava la sconfitta, meritava quantomeno un pareggio. Questo, William, ti preoccupa di più o ti rincuora di più? No, mi preoccupa di più perché anche quando giochiamo bene non riusciamo a vincere o a pareggiare, vuol dire che qualcosa non funziona e quindi, come abbiamo detto anche nelle altre settimane, questa squadra gioca bene. Se fossimo nello sport della box, ai punti vincerebbe quasi tutte le partite. Purtroppo però invece dobbiamo commentare due partite, quella di mercoledì e quella di oggi, dove l'Atalanta ci ha nascosto la palla e abbiamo fatto forse la peggiore partita di questa annata. Per quanto riguarda la partita contro il Milan è una squadra che
chiaramente sopravvalutata secondo me. Con questo non voglio togliere nulla al Pescara, perché il Pescara in maniera spensierata, come ha sempre detto l'allenatore, che dobbiamo ritrovare la serenità, ma la serenità la si ritrova facendo risultati, altrimenti la squadra va un pochino in depressione. Però oggi devo dire che il Pescara ha giocato bene, però non ha raccolto nulla, e quindi siamo ultimi in classifica, perché tolti 3 punti con il Sassuolo, a tavolino, noi siamo oggi come oggi, con la vittoria del Crotone, siamo ultimi in classifica, su 33 punti ne abbiamo fatto soltanto 4. È chiaro che ce la dobbiamo vedere per quanto riguarda la nostra realtà, che è una realtà che suggerisce che dobbiamo assolutamente salvarci. Dobbiamo fare i conti con quali squadre, con l'Empoli, con il Palermo, con il Crotone. Noi siamo le 4 squadre che praticamente dovranno lottare fino alla fine per non retrocedere. Però non vorrei che si facesse l'errore di sottovalutare la partita contro la prossima partita contro l'Empoli, perché l'Empoli, diciamo che il portiere è stato straordinario contro la Roma, ha pareggiato, ha messo, diciamo, in cantiere, nel fienile, un altro punto importante, e credo che, tenuto conto della prestazione del Pescara di oggi, senza Campagnaro peraltro, si potrebbe credere che la partita contro l'Empoli sia una partita che si potrà vincere facilmente. Però anche vero, non è così. Però Massimo, è anche vero il discorso contrario, nel senso che venendo da una partita molto brutta con l'Atalanta si pensava che oggi il Pescara magari potesse prendere un'imbarcata, e invece non è stato così. Anzi, ma è vero? Questo è vero. E poi le partite vanno giocate sempre. Comunque. Vanno giocate sempre, assolutamente, ma poi la sensazione che ha dato oggi, che non è una squadra che tra virgolette è allo sbando o in crisi, quindi è una squadra che se la può ancora giocare. E ne parlavo prima con William, secondo me a questa squadra gli manca la vittoria, che è la cosa più importante nel calcio, però anche gli episodi dall'inizio dell'anno non è che li girano benissimo al Pescara, però io, se parlo da allenatore, vedo che una squadra lavora bene durante la settimana, fa delle buone partite, è logico che ti manca quel qualcosa per vincere le partite, che bisogna analizzarle, bisogna andare a vedere il perché. Sì, ma dobbiamo farlo in fretta. Bisogna farlo in fretta, sicuramente, e credo che il Pescara ha dimostrato con le grandi di fare grandi partite, perché hanno anche una filosofia di gioco importante, perché è una squadra che gioca sempre a calcio, e quando incontra squadre che magari si difendono o ti studiano, è lì che bisogna trovare quel qualcosa in più per vincere le partite, perché quelle ti fanno salvare. Poi commentiamo anche questi messaggi, che William, ti chiamano in causa. Mister Troppa quell'anno fu massacrato, ma vedo che Oddo non ha ancora vinto una partita sul campo. Peraltro fatemi salutare Luca, che ci scrive da Giulianova, fratello di Gianmarco Recchiuti, che gioca, che para con il tuo San Nicolò, Massimo, quindi lo salutiamo. Oggi rinviata la partita del Giulianova. Considerando l'emergenza offensiva, pettinare almeno uno spezzone di partita lo può fare, o c'è qualche clausola sulle presenze? Ci fermiamo però, perché prima fateci rivedere la partita nel servizio. Milan-Pescara 1-0, Paolo Renzetti, vediamo. Alla Scala del Calcio il Pescara gioca ancora una volta una grande gara, mettendo anche in soggezione il Milan, ma pagando però l'ormai preoccupante sterilità offensiva e tornando dalla Lombardia ancora a mani vuote. Davvero un peccato, perché a Memusè e compagni non si può rimproverare davvero nulla, né per il gioco espresso né per l'impegno profuso in campo, ma se non metti la palla dentro, fare risultato diventa una chimera. A San Siro si comincia di fronte a quasi 40.000 spettatori, 1 migliaio tifosi pescaresi presenti nel terzo anello della curva nord. Agli ordini del signor Daniele Doveri si parte con il Pescara, che fa subito vedere di voler fare una partita importante, che al quinto ha una buona opportunità con Caprari, che approfitta di un errore della difesa rossonera scaricando dai 18 metri al lato. Al 12esimo bella azione di Crescenzi, che si libera sulla sinistra di Abate da posizione defilata, prova la conclusione ad effetto con il portiere di casa Donnarumma, che controlla però senza problemi. Al 17esimo brivido in area pescarese con Suso, che lancia Bacca, che controlla e con
conclude con l'estremo abruzzese che però è attento e para. Con il passare dei minuti sale un po' la pressione dei rossoneri, ma il Pescara tiene. Il finale di primo tempo vede l'attacco milanista con il palo di Nianga al 43esimo e poi il salvataggio di Fornasier su Bacca, e al 45esimo il tiro di Bonaventura parato a terra da Bizzarri. Nella ripresa al terzo il Milan passa in vantaggio, Itriza regala una punizione ai rossoneri con Bonaventura che con un po' di fortuna ed esperienza mette alle spalle di Bizzarri dai 18 metri. Passano tre minuti ed il Pescara trova il pareggio con un eurogol di Bennani, annullato però per posizione di offside del giocatore biancazzurro. Passa un attimo ed il Milan va vicino al raddoppio con il palo di Bacca a due passi da Bizzarri. All'ottavo ancora Benali alza di un soffio sopra la traversa. Al nono si infortuna Aquilani ed entra in campo Cristante, nato calcisticamente proprio nel Milan. La gara non regala un attimo di pausa. Al sedicesimo si rivede infatti la formazione rossonera con Suso che chiama Bizzarri al salvataggio prima del tiro alto di Bonaventura. Il Pescara non ha un briciolo di fortuna dalla sua con il tiro violentissimo di Memusciai che trova la risposta di Donnarumma in calcio d'angolo. I ragazzi di Massimo Oddo non demordono e al diciottesimo ancora l'albanese, il migliore in campo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo va ad incornare chiamando ancora Donnarumma al salvataggio. Il Pescara gioca con grande coraggio e meriterebbe sicuramente il pareggio, ma dopo l'infortunio di Aquilani alla mezz'ora arriva anche quello di Coda che lascia il posto a Biraghi. Negli ultimi 15 minuti entra anche Manai al posto di Mitrizza. Il Pescara non è però assolutamente fortunato e trova anche al 34esimo un'altra rete, questa volta di Manai, annullata sempre per fuorigioco. L'ultima occasione capita a Caprari che al 49esimo manca di pochissimo il gol dell'1-1 con la maledizione del gol che continua a tartassare il Pescara che trova così la sesta sconfitta stagionale con il Crotone molto più vicino. A proposito delle condizioni di Alberto Aquilani, che all'inizio del secondo tempo la testata non era presente negli highlights forniti dalla Lega, Aquilani che all'inizio secondo tempo ha dato un colpo involontario al compagno di squadra Memusciai. Memusciai è riuscito a rimanere in campo seppur con un turbante, poi l'ascolteremo, con un cerotto sulla testa. Invece è uscito in barella Alberto Aquilani, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, TAC che ha dato esito negativo. Al giocatore sono stati applicati alcuni punti di sutura all'arcata sopraccigliare. È uscito dall'ospedale dopo la gara, è tornato a San Siro ed è ripartito a Pescara con la squadra, in dubbio però ancora il suo impiego per la delicata sfida di domenica contro l'Empoli delle 12:30. Visto che Pepe deve trovare la condizione, perché non gioca qualche partita con la primavera? Altra domanda. Intanto però, prima di rispondere, vediamo un po' da come nasce il gol del Milan. Il gol del Milan nasce, da un errore di Mitrizza. Eccolo qua, in uscita, colpo di esterno destro, si fa rubare la palla da Bonaventura e poi va a commettere fallo. Massimo, è un errore, Oddo ha detto non voglio colpevolizzare troppo Mitrizza, però è chiaro che forse scarsa concentrazione, cos'è un errore del genere? Questi sono purtroppo gli errori che in Serie A non te li puoi permettere. E Pescara credo che in questo inizio di campionato sta pagando molto questi errori, perché anche la partita con il Chievo, mi ricordo, ha preso 2-3 contropiedi per errori, ha preso il secondo gol. Questa è una delle cose che bisogna migliorare in fretta, perché quando una squadra gioca e gioca bene come gioca il Pescara, palla a terra, devi abbassare molto le percentuali di errori di passaggio. Poi e sbagliare anche un passaggio in orizzontale in uscita nella tua metà campo, che penso che sia una cosa grave, però se abbassi la percentuale di errore è logico che diminuiscono i problemi per la linea difensiva, perché in Serie A se sbagli ti puniscono, ti fanno gol, e quindi questo è uno dei problemi che secondo me in questo inizio di campionato ha avuto il Pescara. Quindi il commento è molto facile, però credo che quando sbagli una cosa del genere, non penso
nell'essere superficiali. Poi diciamo anche un'altra cosa, sbaglia quel passaggio, batte il calcio di punizione Bonaventura, va sulla barriera, tutti si dimenticano dell'errore di Mitrizza, poi è chiaro, prendi gol, diventa il principale indiziato. Noi lo facciamo vedere solo come, ovviamente, per far capire un po' la dinamica, come nasce, però nel calcio si sa che magari Bonaventura spara una punizione all'ippodromo di San Siro e nessuno si ricorda l'errore di Mitrizza. Però Iaco, questa è la differenza della Serie A, che magari la punizione la batte Bonaventura, inventa, e non la manda all'ippodromo, inventa quella furbizia, perché magari ha visto altre punizioni del Pescara dove la barriera salta ogni volta su un calcio di punizione. Ha dichiarato, quindi la differenza in Serie A è proprio questo, quindi bisogna stare attenti a queste cose, specialmente nelle partite dove troverai squadre che si difenderanno, come farà l'Empoli, come ha fatto il Chievo, come ha fatto la stessa Atalanta, ti cercano di punire al momento che sbagli. William, non sono arrivati un paio di messaggi in cui dicono forse a distanza di anni Stroppa va anche un po' rivalutato. Nella prima parte di quella stagione in Serie A fu massacrato, però alla fine qualche punto l'aveva anche messo. Fu massacrato quando abbiamo preso una bruttissima piega, perché tutto sommato noi abbiamo fatto 21 punti alla fine del girone di andata, poi nel girone di ritorno è successo quello che è successo. È chiaro che Stroppa è stato contestato ed è stato poi sostituito, ma da Bergodi, non so fino a che peraltro in quella circostanza si dimise Stroppa, neanche esonerato. Si trattò di dimissione. Poi, no, poi quando riguarda gli allenatori, le dimissioni, non dimissioni, non lo so. Cambia Massimo, si cambia, dimissioni o licenziamento. Quello che dice William non si cambia. Io ricordo Mazzone che al Motel Agip si dimise, però invece di 400 milioni prese 2,80, capito? Okay. E quindi le dimissioni lasciano il tempo che trovano, no? E i tempi che trovano. Però voglio dire, sicuramente l'allenatore dopo 33 punti in palio ne fa i 4, certo ci si chiede anche se questo tipo di gioco è adatto ai giocatori che abbiamo e se questo tipo di gioco, che non viene finalizzato, costituisce un problema risolvibile o no. Perché parliamoci chiaro, altrimenti Otto dovrà anche trovare la soluzione a questo problema, perché fino a che noi saremo in grado di risolvere piano piano, ma anche in fretta, diciamo, gli errori che facciamo li eliminiamo e ci adattiamo, manca il gollaro, io lo chiamo sempre il gollaro, quello che fa gol. L'anno scorso, parliamoci chiaro, senza i 30 gol di Palapadula, ma difficilmente andavi anche ai playoff, parliamoci chiaro. Perché? Perché ha fatto 30 gol, mica 29 in campionato, e quindi è importantissimo fare gol. Io vorrei vedere il Pescara giocare malissimo e vincere una partita. E ogni tanto cerchiamo di farlo pure, no? Facciamo buon viso a cattivo gioco ogni tanto. Altrimenti, se siamo monocorti e giochiamo sempre alla stessa maniera e non riusciamo, se non a giocare bene, a fare gol, allora non serve a niente, è aria fritta. No, assolutamente, perché fermatevi con Stroppa, non siamo noi, sono una richiesta di... Guarda, io parlo con i tifosi, con la gente, dice sì, è vero, Otto si sta qualificando come allenatore, mettendo in mostra sicuramente delle qualità, sì. Chiaramente, è ovvio, sì. No? Però dobbiamo anche salvarci. E allora ti devi inventare pure qualcosa per evitare che finora su 33 punti ne abbiamo fatti soltanto 4. Su Pepe e Pettinari, Massimo, se ne è parlato anche in queste settimane. Ecco, Pettinari che rimane, sembra un po' ai margini. E Pepe, telespettatore, ci diceva se deve ritrovare la condizione, allora magari meglio fargli fare anche qualche partitella con la Primavera. Ma io, per quanto riguarda Pettinari, credo che in questo momento è uno dei pochi attaccanti che ha il Pescara. E se l'allenatore non lo fa giocare, credo che qualche motivo ci sarà. Non credo che,
che Massimo non fa giocare ha un potenziale attaccante in panchina che gli può risolvere i problemi e non lo fa giocare, quindi credo che bisogna andare a vedere gli allenamenti, il motivo perché non lo fa giocare. E per quanto riguarda Pepe non si discute assolutamente il valore del giocatore, si può discutere il fatto che magari non gioca tanto tempo, la condizione fisica, e per un giocatore per prendere la condizione fisica bisogna che gioca. E in questo momento però il Pescara può permettersi di mettere un giocatore per fargli prendere la condizione fisica? Non credo. No. E quindi ci sono altre strade che poi credo che lo staff tecnico valuteranno. Se non lo mandano a giocare in primavera ci sarà anche qualche motivo, anche perché in questo momento vedo anche la panchina è corta, non ha nemmeno giocatori che si può permettere di mandare un giocatore in primavera a fare allenamento. Ecco, questo è il gol annullato a Ben Ali, poi ce ne sarà un altro annullato a Manai, ma molto più netto il fuorigioco. Però sì, vediamo, invece vediamo, intanto questo è il tiro di Memushai, grandissima parata di Donnarumma, che fa praticamente un remake della parata che fece, se non erro, su Khedira. Fantastico il tiro di Memushai, fantastica risposta di Donnarumma. Vediamo il fuorigioco fischiato a Ben Ali. Eravamo sull'1-0, noi abbiamo provato anche a tracciare una linea sul passaggio di Caprari a Ben Ali, che poi trafigge Donnarumma, ma a doveri annulla il gol per posizione irregolare, che dovrebbe essere millimetrica. Maurizio, se riusciamo a vederlo. Jacopo, posso fare una, sì, posso fare una battuta? Se Ben Ali fosse stato in posizione regolare l'avrebbe sbagliata o non avrebbe tirato così bene, perché poi queste stagioni, oltre ad essere giusto, no, quello che dice William, cioè manca il realizzatore, ma queste stagioni quando le cose non girano bene, se Ben Ali fosse stato in posizione regolare e ci è mancato un soffio perché non lo fosse, ecco, o Donnarumma la palava oppure la palla finiva dall'altra parte, non sotto questo l'incrocio. Andrea, togliamo un attimo il social contact, Maurizio. Togliamo i social contact per cortesia. Allora, questo è il momento del passaggio di Caprari verso Ben Ali. Si vedono solamente gli scarpini, quelli gialli fosforescenti. Parliamo. Però fidatevi che da un'altra inquadratura che ha mostrato Sky, Ben Ali era chiaramente avanti, non di tanto, ma si vedeva chiaramente che era avanti al momento del passaggio di Caprari. Sì. Ok, sentiamo un po' che cosa ha detto Massimo Oddo al termine della gara di San Siro, perché poi rientreremo, vi faremo sentire una pillola sulla Padula che oggi giocava contro la sua ex squadra, il Milan sostituisce Bacca ed entra, tutti si aspettavano la Padula, invece è entrato Luis Adriano. Però prima ci ascoltiamo Oddo, cosa ha detto sulla partita di questo pomeriggio. È stato un fulmine di guerra, Luis Adriano. Esatto. Noi abbiamo queste caratteristiche, chi non ci conosce non lo sa, chi ci conosce sa che noi abbiamo iniziato una filosofia 2 anni fa che ci ha portato alla vittoria di un campionato e a dimostrare che ce la giochiamo con tutti, soprattutto a livello qualitativo, perché abbiamo qualità. Certamente ci mancano altre caratteristiche, che la fisicità, che la forza muscolare, i centimetri, e quindi non abbiamo altro modo che perseguire questo tipo di calcio, ma non perché lo dobbiamo fare per forza, perché ci crediamo fermamente. La mia convinzione è che se dovessimo fare qualche altra cosa, come ad esempio è successo domenica scorsa, la partita la perdi uguale e non costruisci nulla. E quindi noi sappiamo fare questo, è la nostra filosofia, di comune accordo con la società, con me, con i ragazzi che ci credono, con l'ambiente che vuole quello, perché Pescara ha sempre voluto quello, e quindi noi proseguiamo su questa strada perché penso che sia la strada giusta. Poi è ovvio che non sono un pazzo, se avessi altri giocatori con altre caratteristiche non farei certamente questo. No, ma noi sinceramente la vittoria di altre squadre, le sconfitte non ci interessa, noi dobbiamo fare il nostro campionato, dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo cercare di fare meno errori possibili. Poi ti capitano anche giornate in cui ne fai uno solo e prendi gol come oggi, perché oggi cosa vuoi imputare, ragazzi? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è ovvio, ogni tanto puoi anche rischiare, ma questo fa parte del calcio. Nel calcio, come ho sempre detto, non vince chi è perfetto, vince chi sbaglia di meno.
oggi noi abbiamo sbagliato veramente poco e in una circostanza siamo stati puniti oltremodo e pesantemente. Poi di quello che fanno le altre non ci interessa, nella misura in cui noi siamo quelli che dobbiamo fare i punti, siamo noi quelli che dobbiamo raggiungere il primo posto in classifica. E i soliti complimenti che ci prendiamo ce li prendiamo, perché comunque fa sempre piacere. L'importante, e lo sottolineo, l'importante è che questi complimenti poi i ragazzi li tramutano, li trasformano in rabbia nella domenica seguente. No, io sinceramente non lo so, ho visto, cioè mi hanno detto dal campo i ragazzi che andava sostituito perché aveva una brutta ferita e ci si mette anche questo, cioè noi riusciamo ad aprirci in due in uno scontro anche, e ci mancava. Non so, speriamo che sta bene, ma insomma quando prendi sarà qualche punto di sutura e basta, ci auguriamo. Questo era Massimo Oddo nella parte finale, ovviamente sulle condizioni di Aquilani che vi abbiamo detto. Peraltro oggi ammonizione per Gaston Brugman, che era in diffida, quindi salterà la partita contro l'Empoli. Con Aquilani in dubbio, insomma diventa Massimo un bel rompicapo a centrocampo. Ma io mi auguro che Aquilani lo possiamo recuperare, ma un altro recupero importante che il Pescara deve fare è Verre, perché è un giocatore importante. Perché prima non l'abbiamo detto, ma questa squadra sta giocando senza Verre e Bajbek, credo che sono due giocatori titolari in uno scacchiere dove all'inizio dell'anno hanno fatto la squadra. Però credo che in questo momento Verre è il giocatore che ti può fare la differenza, perché è quel giocatore che può fare sia il centrocampista che il trequartista, quindi per il Pescara è un giocatore importante. Oh, ci andiamo ad ascoltare, poi tra poco andremo in pubblicità, però ci andiamo ad ascoltare la pillola di Oddo, a cui chiedono di La Padula, che oggi non ha fatto il suo ingresso in campo. Peraltro al momento della lettura delle formazioni del Milan, i tifosi del Pescara hanno applaudito il nome di Gianluca La Padula, che però è rimasto un po' mestamente seduto. Allora ci ascoltiamo Massimo Oddo sulla Padula. Tu nel Milan, se fossi al Milan, tra La Padula e Bacca chi faresti giocare? Sono di parte. No, non sono di parte, io sono sincero. Nel mio modo di vedere il calcio, ma con tutto il rispetto immenso che ho per il Milan e per Vincenzo, per me La Padula non è inferiore a nessuno degli attaccanti del Milan. E come tipo di calcio per me è più funzionale, poi per gli altri non posso saperlo, io parlo di me. No, La Padula fa bene a stare qua perché credo che abbia tutte le possibilità di ritagliarsi un ruolo importante. La Padula fa bene a stare qua, William, ha detto Massimo Oddo a chi gli chiedeva, insomma, sarebbe il caso magari anche di... Se ci fosse la possibilità di tornare a Pescara. No, ma l'hanno smentito. Questa possibilità è stata paventata così, è stata ventilata. Però credo che non... Peraltro anche lo stesso giocatore non, spera sempre che prima o poi possa far valere le sue capacità, che secondo me sono veramente superiori a quelli di Bacca. Perché anche oggi Bacca non è che... Guarda che cosa ha trovato Maurizio. Fantastico, sì. Stessa disposizione più o meno, siete al contrario, però sì. se mettiamo il dual sarebbe meraviglioso. Eccoli qua. No, siete rimasti uguali, è incredibile, però il tempo non passa veramente mai. Guarda qua, guarda qua. Uguali. Uguali, forse un po' il capello più lungo. Si era appisolato. Esatto. Questa era una delle ultime trasmissioni. A proposito di La Padula, poi sentiremo Montella che risponde proprio al mancato utilizzo di La Padula. Ma oggi, quando ha sostituito Bacca, caro Massimo, per far entrare Luis Adriano, e vediamo le immagini, guarda come ha reagito Bacca. Togliamo il dual. Ma sì, insomma, non era proprio contento. Ha buttato la. Ma un allenatore come deve prenderla una reazione del genere? Ieri sera Sarri ha detto: Insigne deve stare zitto.
Secondo me Insigne farebbe bene Sarri, ha commesso un errore gravissimo Sarri nel sostituire Insigne, che okay, era sicuramente il migliore in campo. Ma al di là, ma stiamo scherzando, ma... perché si era toccato il polpaccio? Ma casomai parla col giocatore e dice: ma che dai, sono. Io credo che invece lui ha cercato di portare in porto l'1-1. Sì. Ma come deve. E ha perso 2-1. Deve prenderla una. Come si deve comportare un allenatore in quel caso? Deve subito cercare di ricucire, perché comunque Bacca è un patrimonio del Milan. Oppure magari dice: vabbè, allora visto che è così, allora perché non mettiamo dentro questo che l'anno scorso Serie B ha fatto 30 gol? Ma Jacopo, ogni allenatore gestisce ognuno alla propria maniera. Io sicuramente non lo permetterei, perché credo che l'allenatore quando fa un cambio cerca sempre di migliorare la situazione, mai certo. di peggiorarla. La reazione di un giocatore è così, ed è sempre di mancanza di rispetto di chi entra in quel momento, certo. di chi sta seduto in panchina e di chi è andato in tribuna. Quindi ci sono delle regole ben precise. Perché per quanto mi riguarda, quando si sbagliano sotto questi aspetti sono molto duro e drastico. Sono molto più elastico su altre cose, ma su queste cose sono molto duro. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, vi ricordo la nostra pagina Facebook, quella che vedete alle mie spalle, dove potete seguire anche la nostra diretta Facebook, eccola qui, ovviamente con qualche istante di delay, ovviamente di ritardo rispetto a quello che va in onda. Ah, ci sono anche le emoticon di Halloween, perfetto. Ah, vedete, c'è anche Frankenstein, la zucca, insomma potete fare quello che volete. Potete seguirci, noi ci fermiamo, non cambiate canale, tra poco torniamo ancora con l'Abruzzo del pallone per continuare a parlare di Milan Pescara. Oh, di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Passiamo un po' alla parte Milan, perché per far sentire la conferenza stampa una parte, un estratto, ovviamente, di Vincenzo Montella, che ha parlato anche lui di Gianluca Lapadula. Lo ascoltiamo. Ma, faccio un'analisi generale, perché credo che oggi sia stato giocato una buonissima partita. Non era assolutamente facile, la squadra è stata sempre in partita mentalmente, quindi in questi termini come tenuta mentale mi è piaciuta, anche se naturalmente gli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità. Merito al Pescara, che ha fatto una buonissima partita. E noi nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio, perché abbiamo creato 2-3 occasioni. Sicuramente non è stata una partita dove abbiamo avuto il predominio totale durante la partita. Andata a spazio, abbiamo concesso poco, la squadra ha creato secondo me tanto. Doveva essere più abile dopo il vantaggio, dove avevamo forzato un po' i ritmi, perché il Pescara si era un po' aperto e abbiamo avuto diverse, almeno 4-5 secondo me, di opportunità da gol. E per opportunità mi riferisco anche al fatto che quando sbagli l'ultimo passaggio, che quello può essere decisivo, anche in superiorità numerica, quello è una possibilità di gol importante. Dovevamo essere più bravi a chiuderla, poi la squadra ha messo in campo quella voglia di vincere anche nella sofferenza. Io traduco quasi come se la squadra avesse piacere nel soffrire vincendo, e credo che questo porti più punti, questo spirito porti più punti, ci sta portando più punti, e ovviamente va incrementato se possibile, e aggiungerci quella convinzione tecnica che ancora si può migliorare. Allora, rispondo molto sinceramente, di Lapadula sono molto contento, siamo al Milan, davanti a Bacca, che ha vinto 2 Europa League, e Luis Adriano insieme, no? Sono 3. Luis Adriano ha fatto anche 4 gol nel Champions League. Sono molto contento di come si è inserito Lapadula e dell'apporto che ci dà, ma noi abbiamo questi valori in campo. Se poi pensassero di volerlo gratis in prestito a gennaio, allora si sbagliano di parecchio, perché l'abbiamo pagato tanto. Non faccio il dirigente, quindi faccio l'allenatore. Sul piano tecnico sono contento, sul piano economico, se mi dicessero, se la dovessi vedere da esterno, mi sembra più che altro una volontà di volerlo, quindi noi abbiamo pagato, non penso che Milan voglia eventualmente cederlo in prestito gratis a gennaio.
Oh, chiarissimo Montella, abbiamo speso 9 milioni di euro, non se ne parla che va gratis a gennaio. Siamo vicini a tutta Pescara Calcio, oggi la squadra è uscita tra gli applausi, bisogna avere fiducia e stare vicini alla squadra, solo così dimostriamo attaccamento ai biancazzurri. Oddo e Sebastiani vanno supportati. Vediamo su Twitter la reazione, peraltro l'abbiamo anche ascoltata, di Massimo Oddo, che poi però alla fine della gara, come spesso capita, scrive anche: i risultati non ci stanno premiando, ma non dobbiamo perdere fiducia, lavoriamo e trasformiamo i complimenti, tanti bisogna dire, oggi anche dal parterre milanista, dalla parte milanista del Milanese, avanti Pescara. Mi chiedo a cosa serve andare in Serie A se poi non sei competitivo per affrontare gli avversari. Il campionato non è pronto per il Pescara non è pronto per disputare questo campionato. Massimo, ne abbiamo anche parlato a microfoni spenti qualche giorno fa, ma in realtà il Pescara, con il gollaro che dice William, dovrebbe cambiare l'intero sistema di gioco, però. Perché poi, cioè, non è neanche facile inserire il gollaro. Cioè, tu prendi un giocatore da 30 gol, ammesso che li faccia, e gli inserisci un sistema di gioco che è completamente differente. Ma perché è differente? Non ho capito. Dovremmo giocare come giocavamo l'anno scorso con il gollaro. In Serie B, ma anche in Serie A. Noi non dobbiamo vincere contro la Juventus, però dobbiamo sicuramente competere con squadre come il Palermo, l'Empoli, il Crotone, il Cagliari, perché non è che il Cagliari sia diventato uno squadrone che non... E quindi niente, noi con quello che produciamo dovremmo veramente stare in una posizione di classifica ottimale. Non lo siamo, perché? Perché non mettiamo la palla in rete. Io vi invito, gli 883 hanno fatto una canzone, la dura legge del gol. Guarda, io l'ho ascoltato. Ascoltate le parole, sì, il testo di quelle parole rispecchiano, le parole rispecchiano proprio il Pescara. Giochiamo bene, i migliori siamo noi, però gli altri la buttano dentro. E su questo argomento, per tornare a bomba, Massimo, siamo sicuri che un attaccante inserito in un contesto molto particolare, che è quello fatto di gioco, rapidità, velocità, che ha impostato Massimo Oddo, darebbe certamente, matematicamente, i frutti desiderati? Matematicamente nel calcio non esiste. Però credo che questo è un discorso che parte a monte, perché è un discorso che nasce dall'anno scorso. C'è una costruzione, c'è un lavoro, e credo che l'anno scorso è stato preso Cocco, il capocannoniere, esatto, dell'anno precedente, non è stato mai utilizzato. Io credo che Massimo utilizzi un attaccante con caratteristiche come la Padula, come Bybeck, esatto, che non danno punti di riferimento, che sono forti in area di rigore. Io sento parlare a Pescara tutti sta famosa punta di peso, punta di... per prendere una punta in quel genere devi cambiare totalmente modo di giocare e modo di pensare. E io credo che il Pescara oggi, per come è costruito, non può cambiare modo di essere, perché è una squadra di palleggiatori, è una squadra molto tecnica, e lì davanti ha bisogno di un attaccante magari che faccia gol, però che ha caratteristiche come la Padula, come Bybeck, che secondo me io lo somiglio molto alla Padula. Quindi credo che anche sull'acquisto della punta è stato mirato questo ragazzo, perché è stato voluto, è stato cercato, non credo che sia stato un ripiego. E dobbiamo, credo, do ragione a un messaggio che è arrivato poco fa: dobbiamo dare fiducia a questa squadra, dobbiamo sperare che al più presto si sblocchi e che si recupera più presto giocatori come Bybeck e Verre, che secondo me ci possono dare quel qualcosa in più lì davanti che in questo momento manca. E se non ci si riesce? E bisogna fare qualcosa sicuramente a gennaio, se non si riesce a recuperare Bybeck o prendere un giocatore con caratteristiche diverse. Però si fa stravolgere, secondo me, un discorso di un anno e mezzo, perché cambiare oggi oppure fare barricato, cambiare modo di pensare, penso che sia difficile in questa squadra. Ecco, Andrea è un altro che sosteneva questo discorso. Andrea, mettere una punta diversa rispetto a quella che il Pescara con la gestione Oddo ha sempre avuto significherebbe un po' stravolgere anche le alchimie di gioco, insomma quei fraseggi molto rapidi che a volte sono anche a memoria, ma che ha costruito.
Sì, io sono d'accordo con Oddo quando dice che la strada intrapresa è quella e così bisogna perseverare, perché questa squadra non ha nelle sue corde il fatto di giocare diversamente. Quindi bisogna prendersi pregi e difetti. Certo, poi se si gioca tanto e se si crea tanto bisognerebbe concretizzare. La partita cosiddetta di attesa alla Mazzone maniera o alla Castori maniera, per stare un tecnico un po' più attuale, non fa parte delle corde di questa squadra. La scelta è stata questa e bisogna perseverare su questa. Poi bisogna migliorare, perché io la cosa che più ho notato oggi è che il Pescara ha saputo essere anche più duro in campo, più cattivo, pur mantenendo il grosso delle sue caratteristiche, cioè fare la partita, fraseggiare e quant'altro. Lo si è fatto contro una squadra fortissima come il Milan, e quindi questa cosa va riproposta anche nelle altre partite, dove giocare come fa il Pescara non basta, ma bisogna metterci anche quell'intensità, quella durezza nel modo di stare in campo che oggi si è vista. Anche l'episodio dello scontro tra Aquilani e Memusciai denuncia comunque un tipo di cattiveria, di voglia di fare, di intensità, che altre volte non si è visto. Due giocatori che vanno con quell'intensità su quella palla, poi si sono ostacolati, è vero, poi uno è andato all'ospedale, è vero pure questo, però è comunque un segnale che il Pescara, anche da quel punto di vista, anche se non ha dei guerrieri come costituzione, però si può migliorare. Quindi la qualità del gioco vista oggi, più quel miglioramento visto nella durezza dello stare in campo vista oggi, messe in campo anche nelle prossime partite, a cominciare dalla gara con l'Empoli, secondo me fanno il connubio ideale. Chiudo dicendo Pettinari non gioca perché è una scelta tecnica dell'allenatore. Evidentemente lui lo ha a disposizione, ma non lo, tra virgolette, vede come titolare, ma neanche come panchinaro. Quindi meglio che giochi un Manai non al 100%, meglio che giochi Caprari, che non è un centravanti di ruolo, piuttosto che Pettinari. Punto. Sei d'accordo, William, su questa disamina? Cioè, anche tu hai visto, come l'abbiamo visto noi, un Pescara un po' più cattivo in mezzo al campo. Sì, ma non me ne frega niente. Cattivo o non cattivo, bel gioco. Devi mettere la palla in rete. C'è uno capace di mettere la palla in rete? Teoricamente non c'è. Se Caprari, che ogni tanto fa qualcosa. Teoricamente ma c'è. Ma gli altri, chi? Dico, gli attaccanti ci sono, William. Ma sì, ma come se non mettono la palla in rete? Hai perfettamente ragione. Peraltro, stai giocando in Serie A, i difensori non è che ti facciano fare gol facilmente, capito? William, aspetta, che voleva dire una cosa, Andrea. Tu hai perfettamente ragione, però. Allora vai, punto. Sì. Però siccome in queste situazioni non è come la matematica, che uno più uno fa sempre due, Gilardino a Empoli non ha fatto niente finora, Matri a Sassuolo quasi non pervenuto. Cioè, anche prendendo questi giocatori che hanno un certo pedigree, che hanno un chilometraggio, che hanno dei gol segnati, non è così scontato e matematico che poi facciano gol, perché anche queste squadre che hanno questi attaccanti non hanno tratto un grande giovamento. C'è stata una fiammata di Boriello e Sau con il Cagliari all'inizio, ma non è così matematico che poi possano fare tutto questo. Andrea, abbiamo visto l'anno scorso con Cocco, che è stato il capocannoniere dell'anno precedente, e praticamente abbiamo potuto far giocare perché non si addiceva, non si adattava. Però a questo punto, William, più che sperare, cosa si può fare? La punta, William, vera e propria. Più che sperare che si sblocchino Manai o che Baybeck sia in condizioni di giocare, a questo punto cosa si può fare, visto che siamo a ottobre? A questo punto devi solo pregare che facciano quello che tutti si aspettano, almeno fino a gennaio, e poi magari si farà un intervento. Oramai sì, dato il tratto. Ma è chiaro che in alcuni momenti devi anche accontentarti. Certo. Non puoi essere presuntuoso, nel senso che se c'è la possibilità di pareggiare, di portare un punto a casa, va benissimo, dai, su, non facciamo sempre il bel gioco e poi alla fine perdiamo le partite, non va bene, non va assolutamente, non va. E quindi qualche accorgimento tattico, un pochino di prudenza, un pochino di accortezza in più non guasterebbe, nel momento in cui aspetti che poi si possa fare di meglio. Ecco, Massimo, ma dov'è che il Pescara ha peccato, come dice William, a parte con il Chievo, probabilmente forse lì sì, ma nel non accontentarsi, forse sono in quella partita più o meno, o no? Cioè la sensazione non sia che non sia proprio il peccato originale di questa squadra quello di non accontentarsi, che proprio a volte
gli avversari ti ma ci sono gli avversari, gol. Ci sono gli avversari, ci sono le partite, le preparano anche gli altri allenatori. Ti dico sincero, io ho visto la partita con la Sampdoria e il secondo tempo ho notato un po' più di compattezza della squadra quando si è rimasti in 10 e credevo che già da quella partita potesse dare qualcosa in più a livello di squadra. Invece abbiamo fatto la peggiore partita con l'Atalanta. Poi io la partita dell'Atalanta sinceramente non l'ho vista, però l'ho vista in televisione. C'era nascosto la palla. Però vedete, mercoledì hai fatto una brutta partita, oggi hai rifatto una buona partita. Sono d'accordo anch'io con Andrea, dobbiamo andare fino a gennaio, adesso dobbiamo arrivare, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Cambiare l'allenatore, e non possiamo fare. E secondo me, conoscendo i giocatori, perché li conosco anche personalmente, bisogna stargli vicino e cercare di aiutarli, perché in questo momento, anche quando vediamo le interviste, hanno uno sguardo perso, perché dicono giochiamo, anche loro fanno quelle riflessioni che noi facciamo. Quindi credo che in questo momento bisogna dargli una grossa mano a loro e cercare di fare più punti possibile fino al mercato di gennaio. Ma quale bel gioco, ci vuole grinta, avete fame, Mister K. Ci dicevano anche di Djuric del Cesena, ma chi glielo ha fatto fare a Oddo a dire sì a Sebastiani, che per ringraziarlo non gli ha preso neanche una punta decente dopo aver incassato per la Padula. Ma siamo proprio sicuri che quelli che sono arrivati non siano proprio desiderio dell'allenatore, cioè che l'allenatore volesse proprio giocatori fatti in un certo modo, e che la punta non è arrivata proprio perché c'è stato, giusto? C'è stata comunione di intenti. Ma io credo che la squadra, il mercato, cioè non penso che Oddo, guarda, quattro anni fa eravamo qui, sì. È stato criticato il mercato del Pescara spendendo tantissimi soldi, e quell'anno ha speso tantissimi soldi prendendo, certo, giocatori, spendendo anche soldi per Vukosic, 4 milioni, sì, di euro. Quindi e si fu stata criticata la società che aveva speso soldi male, poi da gennaio presero D'Agostino, preso Caraglio, preso Bianchi, Zauri, quindi e credo che quell'annata è stato tra virgolette un bagno di sangue per la società, perché se l'è portata dietro per tanti anni, contratti altissimi. Quest'anno, che è la prima volta che hanno fatto un percorso insieme all'allenatore, perché l'anno scorso hanno costruito una squadra, quest'anno hanno riconfermato la maggior parte dei giocatori, hanno riscattato Verra, hanno riscattato Benalì, hanno preso giocatori come Cristante, come Manai, come Biraghi, che sono giocatori secondo me buoni, e poi hanno aggiunto Aquilani e Pepe, che sono due giocatori che dovrebbero dare quel qualcosa in più sotto l'aspetto di esperienza. E credo che anche il discorso di Bai, perché è stato un giocatore cercato e voluto, perché è un giocatore con quelle caratteristiche, e quel poco che ha giocato secondo me mi ha fatto una grande impressione, che è un giocatore forte, è un giocatore che può dare qualcosa di importante a questa squadra, che purtroppo in questo momento non c'è. William, un po' fragile questa squadra, dico dal punto di vista degli infortuni, perché insomma veramente tanti, e forse non è l'annata giusta per infortunarsi, so che uno non è che li programma gli infortuni, però a volte farebbe ci starebbe anche bene che qualcuno, invece di oggi Coda è uscito, Aquilani sta così, Baebek è ancora fuori, io non Manai credo, è appena non recuperato. Credo che sia diciamo la causa principale non può essere assolutamente la preparazione fisica che è stata fatta, assolutamente, e che questi giocatori avevano anche problemi prima, penso, con la speranza che potessero poi risolvere i problemi fisici come Campagnaro mi sta meravigliando, perché Campagnaro ha avuto dei problemi fisici l'anno scorso e si è sentita la mancanza quando non ha potuto giocare. Quest'anno sta giocando e dà sicuramente ordine, però perdiamo, capito? Prendiamo gol, Campagnaro non basta, noi prendiamo gol, non li facciamo i gol. E allora voglio dire, qualcosa ci dobbiamo inventare, perché ripeto, anche siccome non dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo fare quart'ultimi, e per fare quart'ultimi ce la dobbiamo vedere con quelle squadre che abbiamo detto, no? Palermo, voglio dire, ma però
dobbiamo anche vincere una partita. E oggi come oggi siamo l'unica squadra che non ha vinto nemmeno una partita. Eh sì, perché oggi peraltro è arrivata anche la vittoria delle... Poi questi infortuni, non lo so, Pepe è un grosso giocatore, è stato un grosso giocatore. Eh sì. Aquilani la stessa cosa, anche se Aquilani credo che sia più adatto per un gioco arioso, infatti lui fa i lanci, ma il gioco frenetico che svolge il Pescara, quello della palla a terra con due tocchi, insomma si vede che gioca bene, però poi alla fine i gol chi li fa? Benalì quando capita così, ma non c'è un centravanti che possa essere punto di riferimento per il gioco della squadra, che sicuramente è un gioco importante, che però rischia dietro e davanti non fa gol. Purtroppo è questo il male del Pescara. Senti, e non so come si possa risolvere oggi rispetto alle ultime uscite. Per quanto riguarda la società non ne parliamo, perché noi siamo una realtà di serie B, diciamo. Abbiamo fatto dei campionati straordinari, abbiamo fatto due vittorie da quando hanno preso questi imprenditori, che poi è rimasto solo il Sebastiani, e bisogna ringraziarlo per questo. Inutile dire dobbiamo togliere Sebastiani, ma chi ci viene? Chi viene? A chi date la squadra? Peraltro c'è da dire che l'anno scorso ci siamo divertiti, abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto sicuramente delle cose pregevoli, ma più di tanto, come dice Otto, non potevamo permetterci. Peraltro i giocatori bravi, quelli pronti a giocare eccetera, non vengono non vanno a giocare in una squadra che già dall'inizio si sa che si deve salvare. Cercano di piazzarsi in una squadra di mezza classifica per fare poi magari meglio ed essere pagati meglio, come Borriello per esempio, andava a Cagliari, una cucuzza, il Pescara poteva spenderlo, poi Borriello sarebbe stato adatto a questo tipo di gioco di Otto. Ma credo che fra tutti gli attaccanti che abbiamo detto forse l'unico che poteva essere adatto per il gioco, perché è una punta di movimento, quindi poteva essere un giocatore che poteva interessare, ma credo che Pescara si era interessato. Che problema ha? Andrea, Baibek, che problema ha? Baibek ha problemi muscolari, ha muscoli fragili e va incontro a delle frequenti ricadute. Sì, ma è arrivato già con questi muscoli, oppure... William, lo scorso anno ha giocato molto poco, era andato a giocare in prestito a Sant'Etienne, se non ricordo male. Ma Berratti lo ha consigliato, lui praticamente l'ha visto giocare. Baibek, lui è rientrato da un virus intestinale. E credo che ha preso qualche medicina, quando ha giocato la partita con la Sampdoria era molto debilitato, infatti ha fatto una partita di sacrificio e la paura mia da tribuna è quella che si poteva far male da un momento all'altro, perché il secondo tempo trascinava le gambe, quindi secondo me non ha recuperato bene facendo allenamento, può capitare un guaio muscolare. Oggi abbiamo rivisto al Pescara, quando arrivano giocatori di questo tipo, come ad esempio Coda, sono dei giocatori che normalmente per l'età che ha sarebbe un giocatore che magari puoi vedere all'Udinese, all'Atalanta o ancora la stessa Sampdoria, perché è un giocatore forte. Coda lo vedi che è un giocatore veramente forte, strutturato fisicamente, di una certa prepotenza fisica. Se stesse bene, se fosse un giocatore integro al 100%, non sarebbe un giocatore del Pescara già dallo scorso anno, addirittura in Serie B. Se è venuto a Pescara è per rilanciarsi, ma deve essere assistito dal fisico. E invece lui va incontro a continue ricadute e non riesce a concludere una partita, e questa è una disdetta, perché col Napoli, prima ancora dell'errore che ha portato al gol Mertens, aveva fatto una signora partita, ma tutte le volte che è stato in campo, tranne quella gara con l'Ascoli lo scorso anno dove fu un disastro il suo primo tempo, il resto ha fatto vedere che è un signor giocatore. E poi però si fa male con Mertens, uno scontro fisico petto a petto, doveva rompersi Mertens, si è rotto coda e non si sa come, perdonatemi queste espressioni un po' troppo forzate, però per rendere un po' l'idea. Assolutamente. Oggi si è rivisto probabilmente uno dei migliori Memusciai, forse il miglior Memusciai della stagione, sei d'accordo Massimo? Sono contento di questo, perché credo che per il Pescara è un giocatore importante, perché ha quelle doti sia mentali che fisiche che gli altri centrocampisti non hanno. Ha attraversato un momento difficile, ma difficile secondo me più fisico e mentale, perché lui ha avuto un'estate intensa
ha recuperato pochissimo, è un giocatore che ci tiene molto al Pescara, è rientrato prima dalle vacanze, quindi delle volte i giocatori devono riposare, perché ma più che altro mentalmente, lui ha speso tanto, però adesso dalle ultime partite lo sto rivedendo molto meglio. E credo che sia un giocatore importante per questa squadra. Anche l'impegno con la nazionale, sì, sì, è stato veramente gravoso. E poi ci stiamo dimenticando di Jomberg, che secondo me manca anche Jomberg dietro, che è un giocatore importante, secondo me è un giocatore forte per questa squadra. Allora ce lo andiamo ad ascoltare nel post gara in Mix Zone, prima di chiudere la prima parte della produzione del pallone dedicata a Milan Pescara. Ci andiamo ad ascoltare Ledian Memuscià al microfono di Paolo Renzetti. Io partirei da questo cerotto sulla testa, c'è stato questo scontro terribile con Aquilani, peccato, Aquilani comunque abbiamo saputo sta meglio. Parlando della gara, Levian, oggi la tua miglior prestazione a nostro giudizio in questa stagione, hai giocato una grandissima gara di quantità e qualità. Oggi stavo bene fisicamente, quindi sono contento della mia prestazione, ma non sono contento per quello che abbiamo raccolto, perché forse meritavamo qualcosina in più. Se avessimo pareggiato non fosse stata una partita rubata. Non vi siete, tra virgolette, stancati di ricevere tanti complimenti e di non riuscire a far punti anche oggi, tanti attestati di stima per il Pescara? Sembrerà banale, però preferiremo magari essere meno belli ma avere qualche punto in più. Purtroppo anche oggi, avendo fatto una grandissima prestazione, non riusciamo a portare un punto a casa. Il Crotone ha vinto, il Pescara resta ad oggi l'unica squadra che sul campo non è riuscita ancora a conquistare la vittoria. Domenica c'è questa gara con l'Empoli, ne parlavamo anche con Gaston Brugman, a questo punto una sfida decisiva da vincere a tutti i costi. Sicuramente è una partita che dovremo cercare di vincere in tutte le maniere, perché è uno scontro diretto ed è una partita, se si può dire, ma è una partita della vita. Cosa vi ha detto negli spogliatoi Oddo? Ma il mister ci ha detto che, come ci dice anche altre volte, altre prestazioni, che abbiamo giocato bene, però abbiamo raccolto poco. Però io penso, cosa debba dire dopo una prestazione così e non raccogliere punti? C'è anche poco da dire a volte. Eh sì, poco da dire da parte di Memusciai. Ci andiamo a vedere il prossimo turno di Serie A, poi ti faccio concludere, William. Questo è la 12ª giornata che precederà la sosta di campionato per l'altro impegno. Oramai li fanno gli impegni per le nazionali a cadenza mensile, cioè ogni mese si ferma il campionato. Vabbè. Chievo Juventus, Fiorentina Sampdoria, Genoa Udinese, Inter Crotone, Napoli Lazio, Palermo Milan, il Pescara alle 12:30. Lo ricordiamo, domenica mattina, di fatto, ora di pranzo, 12:30 contro l'Empoli, che è vero che non segna tanto, ma neanche subisce tanto. Oggi 0-0 con la Roma. Forse l'unico dato positivo è che, visto quello che stavi dicendo tu, William, prendiamo sempre gol. L'Empoli praticamente non segna mai, mi pare abbia fatto solo due gol, mi pare, Andrea, non so se puoi controllare al volo, due gol in 11 partite sono davvero una miseria. Dicevi prima, bisogna vincere con l'Empoli, ma innanzitutto bisogna non perdere con l'Empoli. Certo. Ho capito bene? Certo, la stessa cosa ho detto quando abbiamo giocato contro l'Atalanta. E alla vigilia si diceva che assolutamente avremmo dovuto vincere la partita contro l'Atalanta, e io invece sostenevo che non avremmo dovuto perderla la partita, perché anche un punto, un pareggio sarebbe stato un risultato utile. Stiamo giocando in Serie A, stiamo giocando contro squadre attrezzate, non è che praticamente se tu pareggi in casa non è un punto guadagnato, è un punto d'oro secondo me, perché ripeto sempre il discorso che sotto è fanno ridere più di noi, chiaramente noi giochiamo meglio, sicuramente, non raccogliamo, però le altre squadre non è che siano, oggi mi ha meravigliato il Crotone che ha vinto contro il Chievo, 2-0. Contro il Chievo, perché il Chievo è una squadraccia, diciamo, una squadra Di cui tosta. Si è parlato la quando squadra arrivò qui a Pescara vincendo, mi sembra che agganciò il terzo posto, cioè, sì, insomma, sì, una squadra di cui si parlava bene. Le parti non bisogna perderle, ecco. Cerchiamo di non perderle, non dobbiamo assolutamente vincere, dobbiamo non perdere. Assolutamente.
Grazie William. Grazie a voi. Di essere stati in nostra compagnia. E speriamo bene. E speriamo bene, speriamo bene per questo Pescara Empoli. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale perché poi apriamo la parentesi di Serie D, la pagina consueta dell'Abruzzo del pallone sui gironi F e G. A tra poco. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Eccoci rientrati, seconda, terza parte dell'Abruzzo del pallone. Apriamo la parentesi di Serie D con Massimo Epifani, che è rimasto con noi perché oggi avete scontato una settimana di vacanza, perché la partita tra San Nicolò e San Maurese è stata rinviata con l'ordinanza del sindaco di Teramo per i fatti legati al sisma. Poi ne parleremo. Saluto invece Luca Di Pasquale. Ciao Luca, ben ritrovato. Ben rivisto a voi, è sempre un piacere. È un piacere averti qui perché peraltro sei un nostro ascoltatore molto attento, sì. E ci fa particolarmente piacere, soprattutto sulla Serie D. Politici di Chieti, tutti responsabili di questo schifo. Oggi 0-3 contro la Vispesaro, con il Chieti che ha giocato per molto tempo in superiorità numerica. Rivediamo un po' i numeri, i risultati e la classifica del girone F. Eccoli qua, Massimo, con il San Nicolò a riposo. Come valuti questa giornata in ottica classifica? C'è qualcosa che ti ha stupito particolarmente? A parte la Vastese, però c'è qualche risultato che ti stupisce oppure tutto nella norma? Ma penso tutto nella norma. La conferma dell'Agnonese, che sta facendo veramente grandi cose, perché è andata a vincere anche ad Alfonsine. Però credo che i risultati sono quelli che ci si aspettava, più che o meno ci si aspettava, anche se questo è un campionato molto difficile, molto duro. Perché ogni domenica, ma non sono frasi fatte, puoi perdere i punti con tutte le squadre, perché non vedo, a parte sono molto dispiaciuto di questo, il Chieti in questo momento che si trova in questa situazione. Tutte le altre squadre sono squadre fatte bene, che possono fare punti con chiunque. Ecco, questa è la classifica. Luca, un commento anche da parte tua. Intanto il San Marino ha battuto il Campobasso, che continua a stentare, ma forse la copertina della giornata la merita la Vastese. Cinquina al Pineto, partita praticamente senza storia, e sarà il servizio di apertura. Io la Vastese ho avuto il piacere di vederla, ho visto lì più o meno quasi tutte le squadre. Approfitto a vedermi spesso il San Nicolò, il Monticelli, zona limitrofe a Giulianova. Penso che la Vastese sia un po' troppo criticata quando ha persa, e nello stesso tempo lì è stata un po' troppo, come si dice, pompata nel momento in cui andavano bene i risultati. Stanno facendo un campionato di primo ordine, come detto giustamente il mister Epifani, un campionato molto livellato ed equilibrato. Io ho visto il Romagna Centro, l'ho vista a Pineto, a San Nicolò due settimane fa, una squadra che a me non mi destava impressione in nessun ruolo e nessuna situazione. Eppure oggi è andato a fare punti fuori casa, quindi potrebbe essere un campionato particolare. L'Agnonese stupisce sempre più, forse all'inizio campionato nessuno dava la favorita che stesse lì davanti dall'inizio alla fine, anche se ha stentato inizialmente, però purtroppo dopo, quando arrivano i risultati, giustamente dentro gli spogliatoi si crea un entusiasmo particolare. Il mister qui presente, anche poi, peraltro, l'entusiasmo del San Nicolò come una compagine, a mio giudizio, può, ecco, con la vittoria di oggi avrebbe avuto 18 punti, e il ruolo che le compete, perché stanno facendo un programma negli ultimi 3-4 anni ottimo come lavoro. E il Mateli, che è quella che più o meno come Rosa, che l'ho vista giocare proprio a San Nicolò, è quella che
credo che abbia più elementi anche come singoli, rincalzi più forti del girone, a mio giudizio. Oh, peraltro ci fa, tra virgolette, particolarmente piacere per il primo posto dell'Agnonese, perché una parte è anche una parte abruzzese, perché c'è Nicola Dottavio, Del Grosso in panchina, quindi ci fa particolarmente anche piacere. Il direttore. Eh sì, esatto. Cominciamo però il giro dei servizi, ci vediamo la vittoria netta, nettissima della Vastese nell'unico derby abruzzese di giornata, 5-1 al Pineto, vediamo. La Vastese all'inizio e alla fine, il Pineto di mezzo, perentorio 5-1 nel derby di giornata, con gli aragonesi che capitalizzano un avvio fulminante, 3 gol di vantaggio nei primi 20 minuti e la parte finale della contesa, altri 2 gol, col Pineto che però gioca, costruisce ma sbaglia tanto nella restante corposa parte di mezzo. Probabilmente eccessivo per proporzioni il finale, quanto basta però per far tornare il sorriso ai padroni di casa e confermare un attacco tra i più prolifici del raggruppamento. Per il Pineto un passo indietro sotto il profilo della cattiveria, troppo ingenuo infatti i ragazzi di Amaulo. Pronti via ed ecco la sagra del gol, già al secondo, pugni al cielo per i locali, palla inattiva e il rientrante all'occa di testa gonfia la rete, 1-0, giusto il tempo per vedere in fumo l'occasionissima sui piedi di Di Pietro su indecisione avversaria, che arriva il raddoppio. Splendida azione personale di Prisco che avanza per metri, fa sportellate con gli avversari, subisce l'uscita del portiere con Felice che poi ribadisce. 2-0 al 13esimo. Solo Vastese in campo. L'impressione è quella che la vita potrebbe complicarsi solo per errori propri, come al 16esimo quando Manisi cincischia in area con Cacciatore che va vicino a riaprire i giochi. Triste invece al 21esimo, ecco Fiore a segno con la classica pennellata d'autore. Troppi gol rischiano di distrarre ed ecco che cala la Vastese, sale l'orgoglio del Pineto. 27esimo, il portiere Russo a strozzare l'urlo del gol di Antenucci, lo stesso numero 9 pinetese, gira e va in gol ma in fuorigioco. Va a segno invece la sortita di Cacciatore al 31esimo, 3-1, con ancora un'occasione pinetese al 41esimo con la traversa da distanza siderale di Fazio. Ripresa, attacca ancora il Pineto con Antenucci protagonista, su punizione l'attaccante si inserisce sul secondo palo, pallone fuori, tante occasioni buttate al vento col finale che torna propizio agli aragonesi che sfruttano i varchi concessi. Bacchiocchi cala il poker dopo un gran contropiede di Fiore, successivo assist al bacio, non poteva non timbrare il cartellino bomber Prisco, prossimo al 90esimo. 5-1 e si pare sul derby, ha vinto chi ha saputo dare un'impronta più marcata e decisa alla gara, come sempre chi ha sbagliato di meno. Un sorriso tranquillo, anche se sapevamo che oggi è una partita molto difficile, però siamo un po' tesi perché volevamo questa vittoria, anche perché due domeniche, due sconfitte, anche una immeritata, l'altra ci poteva anche stare, però oggi è importante la vittoria. I ragazzi hanno dimostrato che il pallone oggi ci vuole la grinta, era un po' di cattiveria, hanno dimostrato per acquistare i 3 punti che oggi sono molto importanti per la nostra classifica. Io penso che la partita non è mai stata messa in discussione, i ragazzi sono entrati in campo come voglio io, belli, concentrati, umili, abbiamo fatto delle belle trame il primo tempo, mi sono piaciuti tanto perché abbiamo attaccato la profondità come mi piace attaccarla e logicamente siamo persone, siamo uomini e quindi ci può stare che puoi concedere qualcosa agli avversari. Se dopo 22 minuti sei sotto di 3 gol... non è un bel segnale, soprattutto con una squadra forte contro la Vastese. Sappiamo che in questa fase di campionato abbiamo qualche problema, però poi se analizziamo il resto della gara, a parte gli ultimi 10 minuti dove abbiamo perso le distanze, anche un po' demoralizzati, per 50-60 minuti ho visto la squadra che ha reagito, ha fatto un buon calcio e ha creato 3-4 palle gol clamorose, quindi non siamo stati abili come è stata la Vastese sotto porta, quindi commentare un 5-1 mi sembra paradossale per come è stata, per chi non ha visto la gara ne fa un giudizio forse è sbagliato. Luca, subire 3 gol in 22 minuti a parte che ammazzerebbe un chiunque, toro, però insomma anche subirli non è semplice, è vero che magari c'è una Vastese in gran forma oggi, ha beccato il Pineto, però se leggiamo tra le interviste dei due allenatori,
diciamo che uno è entrato con stimolo, una determinazione diversa per dire dobbiamo dimostrare quello che nell'ultima domenica non siamo riusciti a fare. Sì. E a Mauro, giustamente, il mister ha detto in quei 10-15 minuti loro hanno fatto quello che volevano e purtroppo dopo non è facile. Purtroppo anche qualche ingenuità è costata di troppo e poi andare a giocare a Vasto in questo frangente che è anche un entusiasmo cittadino, sì, una voglia, anche una realtà che ha fastidi un passato non indifferente. E il Pineto penso che non è che voglio fare una polemica, una critica, secondo me è stato sbagliato forse un po', come ha detto il mister Aldo Mazzarorsa, la politica del mercato di estivo, a mio giudizio. Okay. Anche perché li ho visti giocare due volte, sono stato sconcertato dalle sue, e mi dispiace perché una realtà solida come società potrebbero fare molto bene. E a Mauro penso che in questo frangente negli anni ha dimostrato che può dare sicuramente qualcosa di buono. Ti saluta Giulio da Chieti intanto via SMS. È contraccambio. Oh Massimo, questa Vassese è un rullo compressore, nel senso che se imbrocca bene e spesso e volentieri quest'anno imbrocca bene, è veramente una super squadra. Una squadra pericolosissima. La squadra è una buona squadra, una squadra fatta bene, lì davanti a giocatori come Fiore, come Prisco e come Felice, che sono tre giocatori che insieme sono forti, perché hanno Fiore e Felice hanno caratteristiche diverse uno dall'altro e hanno un attaccante forte, quindi una squadra costruita bene, un buon allenatore che lavora bene, quindi, e poi la piazza di Vasto credo che sia il valore aggiunto per la squadra. Quindi è una di quelle squadre che sicuramente lotterà fino alla fine per fare un grande campionato. Mi ripeto quello che ho detto prima, questo è un campionato difficile perché ci sono squadre che sono state fatte per cercare di primeggiare e non vedo squadre come l'anno scorso magari che si erano formati due, sì, tronconi. Sì. Quindi è un campionato che bisogna stare sempre con l'antenna alzata, non bisogna guardare la classifica, per quanto mi riguarda non la guardo perché non ha nessun valore oggi, perché per esperienza negli ultimi tre anni il girone di ritorno è stato sempre diverso da quello del girone andato e quindi in questo momento bisogna lavorare, bisogna diventare squadra più che poi e poi il girone di ritorno fare, se sei lì, cercare di fare qualcosa di importante. Senti, il Pineto, visto che giocherete proprio con il Pineto settimana prossima, ti preoccupa un po' il fatto che magari arriveranno dopo una sconfitta sonora e quindi ancora più motivati? Mi preoccupa perché innanzitutto noi veniamo da quattro partite importanti, da cui tre vittorie consecutive, e oggi fermarsi è un pochettino, a noi squadra ci è pesata un pochettino, poi parliamo poi di altra cosa, sì, per, sì, per quanto riguarda il terremoto ci dispiace tanto e delle volte è giusto anche fermarsi perché ci sono molte cose più importanti di una partita di calcio e andiamo a incontrare una squadra che prende... Senti, oggi lo avete saputo, non per interromperti, ma lo avete saputo a mezzogiorno è uscita l'ordinanza del sindaco di Teramo, ne abbiamo preso atto e ci prepariamo alla prossima, perché poi, ripeto, incontriamo una squadra che ha preso 5 gol e quindi sicuramente passerà una settimana difficile, una settimana carica e si presenteranno domenica sicuramente con grande forza agonistica perché cercheranno di fare il risultato contro di noi. Assolutamente sì, poi parleremo ovviamente anche, continueremo Andrea a monitorare la situazione sisma che insomma che entità è in questo momento per quanto riguarda le nostre zone, soprattutto la provincia di Teramo. Ma al momento si va verso una sostanziale normalizzazione? Oddio, normalizzazione forse non proprio, diciamo che questa mattina c'è stato il grande spavento, ora chiaramente sono stati predisposti dei punti di raccolta, in particolare sono 6 punti, oggi li abbiamo detti nel corso della nostra diretta, praticamente per tutte quelle persone che non se la sentono di stare in casa nel corso della notte perché temono ulteriori scosse o chi dovesse avere delle abitazioni che sono le
lesionati o pericolanti, ci sono dei punti di ritrovo per poter trascorrere la notte, sono stati predisposti i letti, i servizi igienici per poter stare anche riparati al caldo e trascorrere una notte un briciolino più serena. Per il resto non ci sono vittime, non ci sono feriti, e questo è importante, però nei prossimi giorni, ma a partire già da oggi, ma soprattutto nei prossimi giorni, si avrà un quadro un po' più chiaro su quella che è l'entità di questo sisma in termini di danni alle strutture, danni ai palazzi, a stabili pubblici piuttosto che privati. Sicuramente, insomma, delle lesioni sono state riportate, sono stati crolli, calcinacci. Sono venute giù delle abitazioni che erano già vecchie, erano state già colpite da precedenti terremoti, però ecco, per fortuna possiamo dire che non ci sono feriti, non ci sono morti, e anche la situazione nei vari ospedali è stata monitorata e non si rilevano grossissimi problemi, tranne quelli di cui abbiamo parlato oggi, ad esempio che il reparto di rianimazione ad Atri è stato trasferito provvisoriamente all'ex UTI, che c'è stato il trasferimento di alcuni degenti proprio di rianimazione ad Atri in altri nosocomi, a Giulianova e Sant'Omero, però diciamo che a livello strutturale negli ospedali non si sono registrati dei grossi problemi. Grazie Andrea. Cambiamo adesso argomento, rimanendo sempre nel girone F, ci andiamo a vedere Chieti Vispesaro, partita terminata 0-3, il servizio comune di consueto per le partite del Chieti del nostro Valeriano De Angelis. La tradizionale e consueta domenica sportiva è cosparsa da sgomento e preoccupazione per lo sciame sismico che rimette in ginocchio le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. L'attenzione e la cronaca domenicale sono rivolte agli eventi segnati dal terremoto delle ore 7:40 della ultima domenica di ottobre, che si presenta soleggiata allo stadio Guido Angelini. Inizia veemente la pressione degli ospiti, che manifestano una impostazione offensiva puntuale ed aggressiva, tale da mettere in evidente difficoltà i locali, che si lasciano sorprendere dalla veloce impostazione del gioco. Ridolfi, in velocità, intuisce lo spazio per penetrare al quinto la difesa neroverde, che si oppone con l'estremo Ronchi nel tentativo di agguantare la sfera, ma la dinamica dell'intervento difensivo è giudicata fallosa dal direttore di gara. Costantino pronto a calciare e la Vispesaro si porta in vantaggio. La prevalenza territoriale dei marchigiani è molto netta e gli abruzzesi a stento prendono l'iniziativa, supportata dall'impegno che non sempre fa rima con la razionalità. Al 19° fallo di reazione con un colpo proibito di Conte su Botticini. Si consultano l'arbitro Di Giovanni ed il primo assistente e di comune accordo decidono per l'espulsione del biancorosso. Il Chieti cerca di ribaltare il ruolo, gli avversari prudentemente indietreggiano per poi ripartire coralmente e in velocità al 21° si ripropongono con Ridolfi. La squadra di Mariani profitta di un attimo di cedimento della Vis e guadagna un calcio di punizione pensato e manovrato che non produce effetti determinanti. Al 36° si infortuna il neroverde Spina, sostituito da Russo. La consueta imprecisione offensiva, la fatica a lanciare gli esterni, creano i presupposti per subire la seconda rete. Ancora Ridolfi, che perfeziona la netta occasione per Costantino, convinto e preciso nel gonfiare la rete. Sul cotto l'acqua bollita. Il Chieti è costretto a sostituire un altro calciatore. Si stira Zeetti e spazio per il nuovo arrivato, Biondo. La curiosità e l'attenzione si sposta sulle notizie dello sciame sismico in atto, quando il direttore di gara decreta la fine del primo tempo. Alcune partite sui campi marchigiani non si sono disputate e nel centro teatino continuano i sopralluoghi negli edifici e nelle strutture di abituale frequentazione e aggregazione. Nella ripresa i neroverdi iniziano nell'evidenziare buone cose, al terzo Copponi ci prova dalla distanza. Poi un minuto dopo il centrale Trozzo calibra una bella botta con Molinaro che si oppone autorevolmente. Mariani opera il terzo cambio, richiama il macchinoso Copponi confidando nella velocità di esecuzione del brevilineo Faccini.
ma i movimenti offensivi latitano e favoriscono l'organizzazione del gioco degli ospiti, che in 10 gestiscono la gara senza alcuna preoccupazione e astutamente al 20° infilano in contropiede l'ingenua retroguardia teatina, che consegna a Costantino la tripletta. La rappresentanza marchigiana presente nella curva ospite pregusta il successo. La Vispesaro non abbassa la concentrazione. Copponi al 26° trova lo spazio per centrare la porta di Molinaro, senza fortuna, che arriva sui piedi di Falomi, che esalta i riflessi elastici di Ronchi. Gli spazi non sono più utili e aggredibili per i neroverdi, perché i biancorossi amministrano, prevengono e confezionano la netta vittoria sul Chieti. E sapevamo della difficoltà, quello che chiede ai miei ragazzi è maturità. Io voglio vedere chi dei miei ragazzi ha la voglia, la fame e che non ha distrazioni, vuol fare questo di mestiere. Io voglio questo, glielo ho detto chiaro e tondo, non mi interessa nient'altro, io voglio vedere dei giocatori che hanno fame, ed era la cosa principale, che vogliono migliorarsi di volta in volta, che vogliono migliorare le loro prestazioni, che poi diventa la conseguenza al collettivo, questo. Poi per quanto riguarda la partita era ancora più complicata, perché dopo l'1-0 è vero, sì, ma giocare 75 minuti in 10 contro 11 era assai difficile. L'abbiamo fatto secondo me molto bene, con grande lucidità, giocando a calcio bene, coi tempi, in modi giusti, rinunciando magari a un attaccante, però facendolo bene, ecco. Io sto qui per lavorare e sto qui adesso in questo momento perché di nuovo ci metto la faccia, perché oggi addirittura con una squadra in 10, anche se una buonissima squadra con giocatori veramente forti, siamo stati umiliati, quindi io credo che alla fine è colpa dell'allenatore e basta, non c'è niente da dire. È giusto che la gente si comporti in questo modo, è giusto prendere in questo momento qualche rimprovero, qualche insulto. Una buona squadra come la Vispesaro rimane in 10, tu devi fare assolutamente qualcosa di più, e invece noi abbiamo fatto qualcosa di meno, ma il fatto è che poi per quanta attenzione ci vuoi mettere, dopo 4 minuti vai sotto di un gol perché abbiamo sbagliato 3 scalate sulla parte sinistra, non una, 3, e da lì la partita diventa diversa, con loro che hanno grande palleggio e con noi che riandiamo nel tunnel. Credo che possono dirmi tutto tranne che non sono un uomo con dignità, e la mia dignità non la tocca nessuno. Luca, abbiamo sentito Mariani che ha analizzato la gara dicendo proprio nello specifico la Vispesaro era in 10, è stato per tanto tempo in 10, invece di fare qualcosa di più noi abbiamo fatto qualcosa di meno, però poi ha detto anche nessuno può dire che io non abbia dignità. È chiaro che continuano le sconfitte, probabilmente se continuano così le cose continueranno da qui fino o quasi alla fine del campionato, ma che faccia ci metti? Andate via, dimettiti Mariani, ci scrivono da Chieti. È chiaro anche in questo caso, io lo dico sempre perché corriamo il rischio di essere ripetitivi, ma è anche complicato con i giocatori della prendersela con i giocatori che alla fine sono dei ragazzi, che è anche difficile. Infatti, secondo me, prima stai dicendo pure col mister, non è neanche facile gestire una situazione di queste dopo 8-9 gare di campionato, che rifare gli allenamenti, poi le cose non vanno bene a livello societario, poi i problemi con l'amministrazione comunale, con le ex presidente, è una situazione non facile, ma soprattutto per una realtà come Chieti, che io ho vissuto pure 2 anni ai tempi del presidente Buccilli, la ricordo con grande piacere. Dispiace di una realtà che si trovi lì, quando questo dovrebbe essere un camminato di passaggio e lottare per qualcosa di più importante. Ti chiedono che fine ha fatto l'avvocato D'Antonio. Giuliano va, ogni tanto ci mandiamo a caffè insieme, ci facciamo due chiacchiere di calcio. Grande Massimo nel futuro prossimo allenatore del Pescara.
Va bene, noi ovviamente te lo auguriamo, non perché vogliamo il male di Massimo Oddo, ci mancherebbe, però nel naturale proseguimento della classifica salutiamo sale anche Massimo in un'altra squadra. Magari lui prende il posto. Forza L'Aquila, salutiamo anche Massimiliano che ci ha scritto dall'Aquila. Adesso andiamo a vedere un episodio che è quello che costa al Chieti il primo rigore. Questo è l'intervento del portiere Ronchi su Ridolfi della Vispesaro. Andrea, a una rapida occhiata, secondo te? Secondo me non c'è stato contatto. Toccare non lo tocca? Più o meno sono d'accordo, l'unica cosa è che la dinamica può trarre in inganno, nel senso che il portiere... Penso che l'Apri sia fatto prendere... Sì, ti ha fatto prendere un po' dalla dinamica? No, dall'intervento un po' scomposto del portiere, a mio giudizio. Secondo me tecnicamente è sbagliata l'uscita del portiere con i piedi. Se fosse andato già in tuffo. Se fosse andato in tuffo, magari non lo prende, la dinamica suggerirebbe un magari un non fischio. Forse l'arbitro è anche impallato dal difensore del Chieti, però l'intervento è così fuori luogo del portiere. Ridolfi si tuffa bene, maschera anche bene, e quindi da qui la decisione. Ha anticipato il tocco del pallone. Andrea, cambiamo girone, visto che di fatto abbiamo esaurito le squadre del girone F, le abruzzesi, perché il San Nicolò oggi non ha giocato. Passiamo al girone G. Ci fai vedere le immagini della vice capolista di Castellana, la partita tra Flaminia e L'Aquila, L'Aquila per 1-0. Possono partire le immagini. E il quarto successo consecutivo, poker di vittoria per L'Aquila, sempre più vicina alla vetta. Non era facile la gara di oggi contro una squadra comunque attrezzata, però L'Aquila ha vinto con merito, anche se ha sofferto molto nel finale. Qui c'è un gol annullato a Russo per posizione di fuorigioco al momento del tiro di Zane. C'è la respinta del portiere Cosimi, poi doppio tentativo di Russo, al secondo va in rete ma era stato pescato in fuorigioco. Oggi assente ancora Bonvissuto, assente ancora il portiere Salvetti, Ganci in panchina, davanti Russo, Valenti e Brenci. Qui vediamo la risposta nel primo tempo al 31esimo con questo tiro di Di Ventura, palla al lato, l'azione era nata da un fallo laterale. Tutto qui il primo tempo, siamo nella ripresa e qui abbiamo il gol partita. Guardate che gol che segna Valenti al secondo minuto. Questo sinistro splendido da fuori area, di Valenti ci ha parlato molto bene anche il DS Battisti quando fu ospite all'Abruzzo del pallone. Allora segnò un gol dalla distanza, sempre contro lo Stiamare, ma valse un punto. Questo vale tre punti e che gol, una parabola straordinaria, nulla da fare per Cosimi. Prova a reagire la squadra di casa. Al quinto minuto c'è un cross dell'argentino Gai, colpo di testa di Gori, palla che finisce fuori. Poi L'Aquila avrà delle occasioni importanti per chiudere la partita. Al 14esimo c'è l'azione sulla destra di Brenci che chiede e ottiene il triangolo, il suo cross. Zane fa tutto bene fino al momento del tiro, quando calcia alto con il destro. Azione che arriva al 14esimo, sempre della ripresa ovviamente. Poi al 27esimo Russo, ancora lui, fa tutto bene anche egli. Qui un dribbling e poi un sinistro che viene neutralizzato da Cosimi con l'aiuto del palo. Bella la giocata di Russo. Ma arriviamo nel finale, quando invece il Flaminia colpirà non uno bensì due pali. Il primo è questo: sulla respinta della difesa dopo una mischia ci sarà una conclusione di Gai, la palla passa nel mucchio, grandissima parata di Farroni che la fa schizzare sulla traversa, poi la palla finisce fuori al 44esimo. Al 49esimo l'ultimo brivido con un tiro dal limite di Prandelli. Ecco qui la conclusione di Prandelli, il centravanti del Flaminia, base del palo, a Farroni praticamente battuto, tira un sospiro di sollievo L'Aquila, perché proprio su questo palo arriva il fischio finale del direttore di gara. L'Aquila passa sul campo del Flaminia 1-0, poker di vittorie e, come detto, vetta più vicina per L'Aquila. Luca, gran gol di questo ragazzo Valenti, però poi nel finale qualche sospiro di troppo, però le vittorie arrivano anche soffrendo un po'. Ma nello stesso tempo sono anche segnali importanti,
non prendere gol alla fine, significa che una dose di fortuna nel calcio ci debba essere anche come grande componente, a prescindere dal valore dell'Aquila, che a mio giudizio è una manna superiore a tutte le squadre della categoria. Io penso che forse l'unica compagine che ci può un po' competere è l'Alba Longa, che ha dei giocatori che sono navigati nella categoria, hanno avuto anche un passato in categoria superiore. Ma per il resto penso che l'Aquila, mi fa piacere che sia in rimonta, e penso che il campionato la possa dominare senza problemi. Ecco, vediamo un po' la classifica, Luca, per analizzare con te questo girone Gitra, un po' anche il servizio della sconfitta dell'Avezzano contro il Monterosi. Comincia ad avere i reali valori comincia a mostrare i reali valori questa classifica? Credo di sì, perché la Balonga era già candidata tra le hanno avrà anche giocatori come Cruz e cos'è, che nella categoria la possono fare senza problemi. L'Aquila, vabbè, i vari Buonvissuto, Mincleri, Pepe, per la categoria è un lusso. Il Rieti ogni anno si comporta sempre discretamente, il Monterosi in anno promosso ha preso anche diversi giocatori della Viterbese, hanno rese e discrete, le altre sono quelle che stanno lì a... Comunque Rieti è una partita in meno. Sì, Rieti è una partita in meno, assolutamente, perché oggi se sono state tre le partite rinviate del girone F, quella tra Rieti e Vivi Altotevere Sansepolcro, e Rieti è stata rinviata per gli stessi identici motivi. Quindi Rieti potrebbe potenzialmente, vincendo, agganciare proprio l'Alba Longa. Ma penso che questo rispecchia proprio i valori. Le prime 5-6 formazioni sono quelle che, con l'Aquila, che a mio giudizio è superiore. Dispiace per l'Avezzano, che purtroppo, dopo essere partito abbastanza bene, queste sconfitte casalinghe un po' dispiacciono, perché devi giocartela anche, come diceva prima William, per quanto riguardava la sera, a volte devi anche rischiare il pareggio, che può sembrare brutto, ma alla fine muove la classifica e ti allontana le squadre che ci avevi dietro. Un saluto. Ti saluta Nobile Capuani, preparati perché ripartiamo, ti dice. Non so se lo vuoi risalutare. Ma come, è sempre un piacere. E ci scrivevano: Avezzano poco competitiva, nel girone F saremmo stati a braccetto col Chieti. Ma è vera questa storia che il girone G è molto meno competitivo del girone F? No, il fatto che ci sono le romane. O meglio, il girone F è molto più competitivo del girone G. No, ci sono squadre che giustamente ci hanno, come il Rieti, le altre che sono navigate per la categoria e ogni anno si disimpegnano tranquillamente. E le altre, come il Latte Dolce, con una frazione di Sassari, Sansepolcro, che è stata ripescata, sono realtà normali che vivono. Però l'Avezzano c'è anche degli antediscreti, a mio giudizio, sia per quanto riguarda la prima squadra, anche nella linea nostra, sono a vederla ieri, neanche a fare apposta a Monticelli, è discreta. Quindi invece il girone dove sta il mister con San Nicolo e Cosar è più tecnico e anche più bello, tra virgolette, giocata. Io l'ho visto già più partite e devo dire veramente che vedi sia giocatori discreti, ma non so se saranno partite belle. Quindi penso c'è questa differenza a livello tecnico. Forse ha ragione quello, un amico che ci ha scritto settimana scorsa, che ci segue da Roma: probabilmente il girone F è più tecnico, il girone G magari un po' più fisico. Senti Massimo, hai visto Prandelli, che l'anno scorso doveva venire da voi a San Nicolò, adesso è con il Flaminia. Ma è un giocatore che volevamo prendere, poi purtroppo aveva un problemino fisico e non era pronto subito per noi e abbiamo optato su un altro giocatore, tra virgolette dispiaciuto, perché tra l'altro è un bravissimo ragazzo, è un giocatore che ha caratteristiche di prima punta e secondo me poteva, se stava bene, era un giocatore importante anche per noi. Ci vediamo l'ultimo servizio delle abruzzesi, la sconfitta dell'Avezzano contro il Monterosi per una rete a due. Vediamo. Dovrebbe essere un fortino il De Marsi, invece sta diventando terra di conquista. L'Avezzano subisce la terza sconfitta interna consecutiva ed esce dal campo con la contestazione del pubblico neroverde. Un momentaccio per la squadra di Pino Tortora, per cui la vittoria manca dalla terza giornata. Ringrazia il Monterosi, che vince 2-1 con una prova non trascendentale ma concreta, e che d'altro canto conferma il buon momento dei laziali, 16 punti nelle ultime 6 partite. Tortora ripropone Di Genova dal primo minuto, come a San Teodoro. Aquino si accomoda in panchina al pari di Sassari
Passarini, rientra Padovani tra i primi 11. Il tecnico ospite D'Antoni lascia in panchina Romano e Pippi, ma quest'ultimo sarà decisivo nella ripresa. E direi che la partita era iniziata al meglio per la squadra marsicana, in vantaggio già al sesto con una sventola del giovane Michael Deramo. Primo gol e grande gioia per il ragazzo, classe 99. Il Monterosi non si rialza subito e il gol non rompe granché la fase di studio della gara. Si deve attendere il 25esimo per la battuta di Padovani, che non impegna più di tanto Mazzoleni. Prima della mezz'ora portieri non perfetti. Mazzoleni esce a vuoto, ma nessun bianco-verde ne approfitta. Dopo un minuto Lewandowski non è preciso, ma Gurma non arriva sul pallone. Al 37esimo il Monterosi perviene alla parità. Il difensore Salvatori conferma di avere il vizio del gol e di testa approfitta di una disattenzione della retroguardia vezzanese e timbra l'1-1. Prima del riposo Padovani salta un avversario, ma da buona posizione non riesce a fare centro. Ad inizio ripresa, al quarto, Di Genova va al tiro. Intervento dubbio, forse con un braccio di un difensore del Monterosi, ma il direttore di gara fa giocare. Ancora Di Genova al nono, ci prova, in area, senza fortuna. Al 14esimo la svolta della partita. A canfora di Castellammare di Stabia punisce un intervento in area di Tabacco e calcio di rigore. Dagli 11 metri va Pippi, da 10 minuti in campo al posto di Gurma, che batte Lewandowski e sigla quello che sarà il gol partita. Il vantaggio da forza al Monterosi, 21esimo girata di testa di Costantini che finisce fuori. Al 23esimo Pippi fa doppietta, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Per l'attaccante c'è anche il cartellino giallo per le proteste. 26esimo punizione di Piro che impegna Lewandowski. L'Avezzano ci prova ma senza costrutto. Al 44esimo va il tiro Aquino, inserito nella ripresa, sul fondo. Di rimessa Checi va vicino al terzo gol in pieno recupero, ma il risultato non cambia. Il Monterossi si impone 2-1 e si avvicina alle posizioni nobili. All'Avezzano restano rammarico e la rabbia dei propri tifosi. Ma secondo me abbiamo fatto non una buona partita oggi sotto tanti aspetti. Abbiamo incontrato una squadra che per certi versi ci ha un po' sorpreso, perché non ci aspettavamo forse un Avezzano così pimpante, così in giornata, e nel primo tempo soprattutto ci hanno messo in grande difficoltà e sicuramente abbiamo chiuso il primo tempo in pareggio, ma forse non è stato il risultato giusto. Merito alla mia squadra, ai miei ragazzi che ci hanno creduto, che hanno fatto una partita gagliarda nel secondo tempo e abbiamo portato via una vittoria per me importantissima, perché in queste giornate dove non riesci a esprimerti al 100%, non è la giornata forse migliore, riesci a prendere 3 punti è qualcosa che ti porta lontano. Quindi merito ai ragazzi che hanno avuto grande carattere, anche se la prestazione non è stata una prestazione all'altezza. Le sconfitte fanno parte del gioco, a volte quando vengono poi in casa, come stanno arrivando nell'ultimo periodo, fa ancora più male, però io credo non posso rimproverare niente alla squadra. Una squadra che lotta, che gioca per quanto, per quello che ti concedono gli avversari, secondo me anche abbastanza bene, una squadra che dà l'anima fino alla fine. Poi certi episodi fanno parte del calcio, non ci stanno andando bene ultimamente, però io credo che dobbiamo accettarlo serenamente, capisco, poi che c'è molta amarezza, questo è normale. I nostri programmi sono ben precisi, sono quelli di una salvezza senza patire, quindi penso che fino a questo momento, nonostante ultimamente non ci stia dicendo bene, credo che i punti siano sotto gli occhi di tutti, insomma anche la squadra è viva. Domenica siamo riusciti in 10 a prendere un pareggio importante in un campo difficile dopo aver sbagliato un rigore. Oggi abbiamo subito la sconfitta per un rigore in maniera anche, credo, sinceramente non voglio commentare l'operato degli arbitri, però ci sarà tutto il tempo per rimediare. E lo commentiamo noi adesso l'operato dell'arbitro, Andrea, perché c'è una pagina moviola su Avezzano Monterosi, Avezzano, abbiamo visto sconfitto e contestato alla fine della gara dal pubblico bianco-verde, che ovviamente è contrario a questo periodo negativo, a queste sconfitte in serie, pochi punti raggranellati nelle ultime settimane. Moviola, Andrea, a te. Ok, vai Maurizio con il primo episodio. Qui c'è un presunto fallo di mano su un tiro di Genova. Mi sembra che la palla venga effettivamente colpita col braccio, probabilmente l'intervento è involontario e non c'è neanche tutta questa estensione del volume. Magari se possiamo andare anche frame per frame è la cosa migliore per cercare anche di percepire. Mi sembra che il braccio sia attaccato al corpo, lui va un po' con la spalla davanti, ecco qui, vediamo. Però sai com'è? Sembra, no, non mi sembra, quasi a difendersi e poi veramente sì. Parliamo di
cioè diciamo non l'ha data, mezzo dispiace, ma se l'avesse dato non era uno scandalo. Sì, 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 sono d'accordo, è un rigore che si può anche dare, sono classiche situazioni al limite che l'arbitro sta molto alla sua soggettività a interpretare l'episodio, se c'è volontarietà o meno, se estendere il volume del corpo oppure no, il braccio e quant'altro. Massimo, la distanza, sono tanti parametri. Ma è una decisione difficilissima, perché tra l'altro è stato talmente veloce e rapido il tiro. Però credo che se avesse dato rigore sarebbe gridato lo scandalo. Peraltro sono quelle situazioni in cui se lo dai qualcuno si lamenta, se non lo dai si lamenta quella, cioè insomma, questo dimostra comunque la difficoltà di alcune chiamate. Anche la regola che non aiuta sicuramente gli arbitri, perché poi vedere il volume, non volume in una frazione di seconda penso che sia molto difficile. Andrea, scusami, ti ho interrotto. Sì, no, dicevo che comunque è un rigore che si può dare. Sì, assolutamente. Peregrino il fatto di concedere la massima punizione, quindi okay. Ci poteva stare. Andiamo avanti. Eravamo sull'1-1, quindi anziché andare sotto, come accadrà di lì a 10 minuti, l'Avezzano poteva, trasformando il rigore, andare in vantaggio. Vediamo il prossimo episodio, che poi è quello. Qui vediamo addirittura tre atterramenti in area di rigore, ma penso che sia proprio quel contatto il più vicino all'arbitro quello che viene punito, e purtroppo però il contatto c'è già stato quando compare l'immagine, quindi io non saprei dare qui un'interpretazione. Certo che ci sono diverse trattenute, perché le due coppie davanti finiscono anche loro a terra per trattenute reciproche. Qui accade tutto sotto il direttore di gara, forse l'arbitro marcava particolarmente quella coppia, forse si erano già beccati in precedenza. Sì. Sembra però molto deciso, e peraltro in posizione favorevolissima. Sì. Tra un po' appare, però vedete, quando appare ha già praticamente fischiato il calcio di rigore. Sì, ha già deciso. Non arriva nemmeno il colpo di testa dell'attaccante del Monterosi, lo vedete, l'arbitro già. Tra l'altro su un contatto che è a palla lontana, perché poi la palla non arriva neanche lì, perché addirittura viene presa di testa da un giocatore del Monterosi che è avanti a quello che subisce il fallo, che mi pare sia Salvatori. Forse siccome Salvatori aveva segnato addirittura una rimessa, peraltro complimenti a chi l'ha effettuata, perché ha un bazooka, non ha delle mani, una rimessa che è arrivata sul secondo palo, non so se riusciamo a vederla, ma una rimessa in gioco clamorosa, e Salvatori non preso, andiamo al primo tempo, Maurizio, perché qui siamo già al secondo tempo, forse allarmata la difesa dell'Avezzano dal gol di Salvatori, qui ha usato un po' le maniere forti e ha beccato il calcio di rigore, perché davvero mi ha impressionato la rimessa in gioco effettuata dal giocatore del Monterosi, che ha portato al gol del pareggio. Dobbiamo andare al gol del pareggio del Monterosi nel corso del primo tempo, poi non marcato Salvatori va in terzo tempo e segna quasi spaccando la porta di testa. Senti, Andrea, a proposito di rimessa, ecco, guardate qui, guardate, se ti dicessi Risto Callaste. Sì, quello che faceva le rimesse con la capriola, ma qui senza capriola, guardate che violenza, guarda la palla dove arriva, guarda. Mamma qui, mia, è incredibile, un calcio d'angolo, a volte i calci d'angolo, vedi, non marcato, stacca in terzo tempo quando c'è il giocatore dell'Avezzano, ormai è chiaramente sovrastato, ma davvero una rimessa in gioco impressionante, come raramente mi è parso di vedere. Facciamola rivedere l'ultima volta, ma a velocità normale, perché a velocità normale si capisce anche proprio la forza che c'è in questa rimessa. Io non ho visto il numero del giocatore che ha fatto la rimessa in gioco, ma è impressionante, e Salvatori segna, e forse questo gol incide nel gol segnato, nel rigore assegnato nel secondo tempo. Forse Lewandowski poteva uscire, perché al limite dell'area piccola una rimessa così lunga forse ha il tempo di uscire, però il gol lo becca così l'Avezzano. Anche perché dai filmati si vede pure che non c'erano giocatori vicini a chi ha battuto il fallo laterale, quindi si immaginava una rimessa già una battuta lunga. Senti, poi c'è Massimo, l'ultimo episodio, Jacopo. Ah sì, scusami, pensavo avessi finito. Sarebbe stato il gol del 1-3, viene annullato forse per fuorigioco o forse no. Con la mano. Fallo di mano, forse fallo di mano per essere più precisi. E quindi giusta l'annullamento di questo gol e l'ammonizione per Pippi, che aveva segnato il rigore del 2-1. È tutto.
Grazie Andrea. Oh, abbiamo parlato di tutto tranne questa sera, ahimè, del San Nicolò, però non per qualcosa, perché non avete giocato, però si può commentare meglio. No, meglio non parlare. Perché è meglio non parlare? Retrocediamo se non compriamo un regista subito. Tifoso bianco-verde della Vezzano vuole un regista di centrocampo, ma possiamo dire che hai trovato più o meno pari scaccia tutti a calci in a iniziare da Tortora. Possiamo dire che hai trovato l'equilibrio giusto della squadra, non il modulo, perché il modulo l'avevi trovato da tempo, però probabilmente gli uomini al posto giusto? Ma questo è... Io lo sapevo all'inizio dell'anno che poteva... che si potevano trovare all'inizio dei problemi, più che altro per trovare la quadratura della squadra, perché quando hai giocatori importanti davanti con caratteristiche importanti, devi trovare la quadratura giusta per far funzionare le cose. All'inizio avevamo provato a giocare in un modulo diverso, poi mi sono accorto che magari facevamo un pochettino fatica a fare alcune cose, sono tornato a giocare come predico io, però la cosa importante in questo momento è che stiamo trovando una compattezza di squadra importante, e la cosa che mi fa più piacere è vedere giocatori con caratteristiche importanti tecnicamente, darci una mano anche in fase di non possesso, che è la cosa più importante per un allenatore. Vuol dire che l'opera di convincimento, tra virgolette, è iniziato e la dobbiamo migliorare. Perché per giocare con certi tipi di giocatore, per giocare con qualche giocatore in più con caratteristiche tecniche importanti, bisogna fare i sacrifici quando non si ha la palla. La squadra lo sta facendo, ero tranquillo quando venivamo da alcuni pareggi, e sono tranquillo adesso, perché dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo ancora perfezionare alcune cose che si perfezionano col tempo, però credo che la strada giusta è questa e cercheremo di fare il meglio possibile in questo campionato. Dicendo anche che probabilmente è stata, almeno le ultime uscite hanno risolto un po' quello che è stato il problema atavico di creare tanto e concretizzare poco, invece nelle ultime partite avete concretizzato tantissimo, avete fatto 11 gol in 3 partite, una media spaventosa. Luca, secondo te il San Nicolò dove può arrivare? Cioè, nel senso, può giocarsela anche per il primo posto, sì, secondo sicuramente te? Sicuramente sì, anche perché andai a vedere poi la partita col Matelica, fece una bella partita, levatomo la giocata di Esposito, ma il San Nicolò si è rigiocata la grande con il Matelica, quindi penso che può disimpegnarsi tranquillamente bene lì davanti. Poi ecco, ci sono delle partite che ti vanno alla grande e ti crea l'entusiasmo, come la vittoria di 5-1 a Campobasso, cioè. Penso che è stimolante, ti fa lavorare durante la settimana e ti porta entusiasmo. Poi società serissima, programmi seri, hanno lavorato negli ultimi anni in una maniera centellinando tutto perfettamente, e penso che possa essere, farebbe piacere che sarà giocarsela fino alla fine. Ok, siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno di Serie D, Girone F e Girone G, velocissimamente, perché poi chiudiamo con Gubbio Teramo, che ci avevano richiesto nel pomeriggio, continuano a richiedercelo la domenica. Allora, in chiusura, prima della sigla, manderemo il servizio a Agnonese Monticelli, Campobasso Civitanovese, Jesina Alfonsine, Matelica Fermana, Pineto San Nicolò, dunque altro derby tutto abruzzese per il Pineto, stavolta con la squadra di Massimo Epifani. Il Chietiva Recanati, la Vastese a Cesena contro il Romagna Centro, San Maurese Castelfidardo, Vispesaro San Marino. Girone G, Foligno Muravera, L'Aquila contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, Latte Dolce Sassari Albalonga, Lanusei Arzachena, Monterosi Flaminia, Ostiamare Torres, Rieti Città di Castello, San Teodoro Nurese e l'Avezzano in casa dello Sporting Trestina. È tutto davvero per questa sera, non so se c'è qualche messaggio, Maurizio, che... No, ok, perfetto, è stata una lunga serata, io ringrazio Jacopo, per questa lunga serata, Jacopo, Massimo Epifani, ma... non grazie, so se vuoi dare, Jacopo, non vuoi, sì. So, vuoi dare quell'aggiornamento... Ah, sì, giusto, è vero, hai perfettamente ragione, perché come avevamo iniziato, chiudiamo, aggiornamento sul sisma, sono circa 400... gli sfollati in Abruzzo in seguito al terremoto di questa mattina. Le persone la cui casa è inagibile sono principalmente nel Teramano, e qui ne vediamo una
spaccato in una palestra proprio palasport dell'Acquaviva. Dell'Acquaviva, palasport dell'Acquaviva. Territorio, il teramano in cui gli effetti del sisma hanno avuto conseguenze più significative, ma anche nell'Aquilano e nel Pescarese. O ripetiamo, 400 gli sfollati in Abruzzo. E quanto emerge dal report del sottosegretario regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, ai circa 400 bisogna aggiungere tutti coloro che, pur non avendo abitazioni inagibili, hanno paura di rientrare in casa e trascorreranno le notti fuori, come sta accadendo ad esempio a Montorio al Vomano. Intanto Sampdoria in vantaggio a Marassi contro l'Inter. Abbiamo sollecitato i sindaci a trovare posti sicuri, sottolinea proprio il sottosegretario Mario Mazzocca, lasciando perdere l'ipotesi delle tende viste le temperature basse. Inoltre si sono messe a disposizione le strutture ricettive che accoglieranno gli sfollati e abbiamo inviato nei comuni brandine e coperte. Questo è quanto anche per un aggiornamento sul sisma e sulla scossa di terremoto tremenda di questa mattina, che per fortuna non ha fatto vittime, ma come vedete anche nella nostra regione ha avuto conseguenze comunque molto importanti. Grazie, in bocca al lupo a Massimo Epifani. Grazie a voi. Grazie per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il San Nicolò. Grazie a Luca Di Pasquale, grazie. Un piacere, alla prossima, grazie a voi. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Maurizio De Guin in regia, a Claudio Di Giacomo, a Silvia Gentile, a Paolo Renzetti, a Gaetano Tero, insomma tutti quelli che hanno lavorato anche oggi per la messa in onda di questo programma. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima alle 19.30 e sarà il post Pescara Empoli. Adesso noi ci vediamo il servizio di Gubbio Teramo 1-5 e poi la sigla. Buona domenica. Con un debordante secondo tempo il Teramo reagisce alla grande ad una settimana particolarmente difficile ed espugna il Barbetti di Gubbio con uno squassante 1-5. Sono 5 minuti di fuoco del diavolo a decidere nella sostanza la contesa, con gli assist di un Croce rigenerato e le reti di tutti gli altri attaccanti. Una prestazione d'orgoglio ma anche di qualità, che restituisce una squadra diversa rispetto a quella senza anima della scorsa settimana. Nofri dunque riparte dal 4-4-2 tenendo fede alle attese della vigilia. C'è Scipioni preferito a Sales, Ilari e Boulevard in linea centrale, Petrella e Di Paolo Antonio esterni, Jefferson accanto a Sansovini. Nessuna novità nel Gubbio rispetto all'11 vittorioso di Ancona. Musto e Giacomarro recuperano solo per la panchina, out Ferri Marini. La prima parte di gara non è granché, ma al 13esimo, com'è come non è, il Teramo si ritrova sotto. Zanchi va al cross, Scipioni tocca con il braccio per Dappice di Arezzo e calcio di rigore. Inutili le proteste dei giocatori biancorossi. Dagli 11 metri va Daniele Casiraghi che spiazza Rossi, 1-0. Il gol spezza l'equilibrio ma non la monotonia dell'inizio di gara. Il Gubbio si adagia sul vantaggio mentre il Teramo non riesce ad aumentare i giri del motore, anche se alla mezz'ora c'è un guizzo, traversone di Petrella, stacco di Jefferson che con un eccesso di altruismo fa da torre per Sansovini che non arriva di un soffio. Il Gubbio si rifà vivo con un destro da molto lontano di Bergamini che non impensierisce Rossi. Alto il destro di Sansovini al 41esimo, forcing del diavolo nel finale di frazione. Ilari non riesce a correggere il cross di Scipioni e si va all'intervallo con il Gubbio avanti 1-0. Dopo il riposo c'è Steffè al posto del claudicante Boulevardi. Il diavolo sembra trasformato e sfiora a ripetizione il gol del pareggio. La punizione di Sansovini sibila il palo. L'attaccante biancorosso è tanto bravo quanto sfortunato al quarto. Si libera il tiro magistralmente con una magia e scaraventa un tiro potente che si stampa contro la traversa. Una giocata che meritava di più. Solo Teramo in questo momento. All'ottavo Caidi va molto in alto ma incorna centralmente. Narciso blocca. L'estremo di casa al nono tira un sospiro di sollievo sul diagonale in corsa del solito Sansovini. Il Gubbio argina la pressione teramana con una soluzione di Ferretti sventata da Rossi. Dopo metà tempo Nofri azzecca la mossa, fuori di Paolo Antonio, dentro Croce e l'ex attaccante del Monopoli a scardina suon di assist la retroguardia del Gubbio. Il primo subito al 26esimo con la spizzata per Jefferson, il cui diagonale è chirurgico. 1-1 e il bello per il Teramo deve ancora venire, perché dopo un minuto e mezzo Croce fa partire un cross basso, Narciso esce male e lascia passare un pallone che per Petrella è facile facile accompagnare in rete. Primo gol del folletto pratolano, che è quello del sorpasso. Coglie l'attimo in pieno il diavolo, passa un altro minuto e mezzo e Croce mette in movimento Jefferson, che mette a sedere mezza difesa eugubina con una serie di finte e con classe firma il terzo gol e la sua personalissima doppietta. In un battito di ciglia, gara completamente ribaltata e anche messa in ghiaccio, perché la squadra umbra non reagisce mentre il Teramo controlla e affonda con Dorazio che va a conquistarsi un calcio di rigore che Sansovini realizza. Il sindaco riscatta gli errori di mira di inizio ripresa e dopo il rosso diretto all'umbro Zanchi, fallaccio su Dorazio,
Orazio va a timbrare anch'egli la sua doppietta. Finisce così con un trionfo che fa guardare con altri occhi il proseguo di campionato. Il Gubbio fallisce l'assalto alla vetta, mentre il Teramo aggancia il treno della zona salvezza grazie ad una vittoria esterna che mancava da 9 mesi.